Le live reaction di Euro 2020 sono offerte da... No, no! Io non sono morto! Io sono l'immortalità! Sono il Conte Dracula! Sono qui per un semplice motivo! Cacca, c'è posto per tutte! Se volete venire da Nunzio Trinca a costo dei 1315! Eh? Gentilezza e professionalità. Il bar ideale per la tua pausa caffè. Un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar e coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! L'accortezza nel servizio a tavola. Unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in via del Macello 22, Pompei. Interno, centro commerciale, La Cartiera. E ancora... Oh, 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 che ridere! Bello, bello! WineLivery.com. Vini, birre, drink a casa tua subito. Consegna in 30 minuti alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, così risparmi. WineLivery.com. The Click, in collaborazione con il DCAS, Dipartimento Calcio Antisarrissa, vi presenta... Insigne, nato da Patrizia, figlio eterno a Napoli, uomo come noi. Vivo per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il padre, con i tuoi. Fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno d'Europa. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come proprio come morto per amore. Vivo in mezzo a noi, in mezzo, una cosa sola con il padre e con i tuoi. Fino a quando io lo Mariano. So, tu ritornerai eventualmente per aprirci il regno di Ed eccoci qua, ore 20:58 del 7 luglio 2021, un saluto a tutti e benvenuti alla live reaction della seconda semifinale di Euro 2020, ovvero sia Inghilterra-Danimarca, e dove scopriremo il nostro avversario, già, perché ieri sera siamo arrivati in finale. Io sono Cassa e con me c'è Alan. Ah, eccoci qua, buonasera. Pronti a goderci questa semifinale? Vediamo un po'. Pronti per goderci già la consacrazione dell'Inghilterra come futura campione d'Europa, ecco. Esatto. Molto eloquente e omatopeico. Esatto. No, l'ho voluto fare apposta visto che i giornali dicono già la finale in Italia-Inghilterra, ecco. Vabbè, l'ha detto anche Nick, se per quello. Esatto. Ecco qua già l'audio dal vivo, così almeno siamo pronti con l'audio in diretta da Wembley. Una bella giornata di sole nello stadio inglese, mi accendo anche un attimo un po' di aria perché i 30 gradi si fanno sentire. Ecco qua. Bello, bello Boris Johnson. Comunque direi di dare le formazioni, Casta. Sì, un attimo che metto qua così almeno do le formazioni. Beh, diciamo che la Danimarca, comunque, intanto che tu cerchi le formazioni, è una delle sorprese di questo campionato. Non doveva neanche esserci, si è salvata proprio all'ultimo del suo girone. E diciamoci che la Danimarca poteva anche finire dopo la prima partita, dopo tutto quello che è accaduto, l'infortunio, il malore di Eriksen e tutto quello che ne è conseguito. La Danimarca per ripetere la storia, l'Inghilterra per fare la storia, perché
sarà scontato, tanto si inginocchia l'Inghilterra, la Danimarca applaude ma l'Inghilterra si inginocchia. La cosa divertente è che l'Inghilterra, anche se continuano a cantare It's coming home, it's coming home, it's coming home, bella l'intervista di Schmeichel, tu cosa ne pensi? Ah, perché è mai tornato a casa il calcio? C'è mai stato? Scusate, ma voi quando cacchio siete andati in finale? Nel 66, ma quello era il mondiale. È stata bellissima l'intervista di Kasper Schmeichel, è stata bellissima. Partita tanto in Inghilterra subito velocemente, subito un fallo, calcio di punizione, mamma mia. Sì. 14 secondi in Inghilterra è partita a razzo. Vado a leggere le formazioni. Se... Prego. Pickford tra i pali, Walker, Sons, Maguire, Shaw in difesa, a centrocampo Phillips e Rice, i trequartisti Saka, Mount e Seri dietro l'unica punta Harry Kane. La Danimarca invece si presenta con Schmeichel tra i pali, Christensen, Kjær, Vestergaard in difesa, a centrocampo Strigger Larsen, Joelberg, Delaney, Maile e in attacco il tridente formato da Brent White, Dolberg e Damsgaard. Ah, pensavo da Bray Wyatt e solidali, Braun Strowman e Eric Rowan. Tanto c'è un fallo, è partita fortissimo la partita. Abbiamo cominciato subito molto forte, secondo minuto, l'Inghilterra che spinge. È un po' il campionato, diciamo, anche di, è la partita degli allenatori un po' sorpresa. I due i coach potrebbero dire what time are you doing here? In quanto Southgate è stato nominato allenatore, era ad interim, preso dall'Under 21 e poi i buoni risultati gli hanno permesso di mantenere il suo posto, mentre l'allenatore della Danimarca doveva essere il CT post Euro 2020, brutto fallo, infatti l'arbitro interviene, calcio di punizione, fallo da Strigger Larsen, brutto intervento da parte di Shaw, vediamo un po', sì, è entrato aglia, molto duro. È una partita bella maschia, un bel pestone da parte del difensore inglese, esatto, che ricorda molto Stanley Bowles, proprio il terzino del Manchester United del 66. Esatto, che era bello, bello veloce, ecco, anche bello tosto. È anche bello ruvido, assolutamente, sì. Comunque, l'Inghilterra che cerca la sua prima finale all'europeo, perché non c'è mai arrivata... Attenzione però che attacca subito l'Inghilterra, solo attenzione ancora l'Inghilterra, viene fermato Schmeichel, ricamano il retropassaggio, invece no, ha rischiato qui la Danimarca con Schmeichel che aggancia il pallone e abbiamo qui l'insegnante d'inglese più divertente d'Italia, il buon Lorenzo, esatto, che quando ci degnerà della sua presenza, esatto, sto struzzo, fame, abbaffa, ancora come buon comunque Casta, allora il giorno dopo com'è stato? Mi sono svegliato bene, sinceramente ho mangiato una brioche tranquillo, soprattutto festeggiato il fatto che siamo arrivati alla finale di Euro 2020, ecco. Sì, sì, beh, noi abbiamo, ringraziamo chi c'è stato, chi ha seguito con noi la partita, perché veramente è stato molto bello, un bel momento, una bella diretta con Repice. Sentite? Che, non so se, certo, ci sentiamo forte e eccoci, chiaro. Eccoci qua, perfetto, buonasera a tutti. Buonasera, non so Casta se hai sentito la radiocronaca di Repice, che noi eravamo esaltati ma lui ci ha battuto. Esatto, decisamente, un Repice in grande forma ieri sera. Assolutamente sì. Beh, chiaramente, tra lui e Caressa, guarda, non so chi era più eccitato ieri sera. Esatto. Roba che le telecronache di Flavio Tranquillo fanno veramente adito al suo cognome. Esatto. Per chi non lo sapesse, Flavio Tranquillo commenta l'NBA su Sky. Vi dico semplicemente, cercate Tranquillo in Voca Jordan. Basta quello, vero Lorenzo? Confermo e sottoscrivo. Ma allora questa finale NBA sorpreso innanzitutto? Ma intanto qua è entrato il mio gatto così dal nulla, no, dicevo, tipo la foto profilo.
La mia? Sì. Quella che ho su Facebook. Com'è che ha detto? Com'è che si chiamava Guffetto Pessino? Pessino Nick. Ma qualcosa del ricordiamoci che Nick da oggi è Guffetto Pessino Nick. Dovremmo creare una maglietta ad hoc e la faremo. Approvo. Vediamo un attimino la Danimarca che fa in contropiede. Niente. Ah. No, mi molto bene per la parte in Inghilterra, però scusami. C'è questo cross in mezzo per Per un pelo. Sì, assolutamente. L'Inghilterra è stata molto forte. Tanto c'è Marco Mazzocchi da giovane allo stadio anche. Esatto, sì. No, tornando un attimino alla finale NBA e poi parliamo della partita. Cioè, la questione è una. Cioè, c'è l'uomo col 3 che è in missione, com'è che si dice. Quindi... Sì, anche perché quell'altro non è in missione perché si rompe troppo spesso, ma è uno che la torcia la porterà lontano. Oh sì. Di Grazia che non gioca ancora e non sta un anno fuori, perché a prima vista quell'infortunio col senno di poi, riguardandolo, fa un brutto movimento il ginocchio. Sì, viene a dire che questo è un uomo di gomma, perché sì. Operare da una roba del genere... Chapeau. Poi detto questo, i Suns almeno per la prima partita sono sembrati molto molto in palla, giusto quando si è infortunato un pochino Saric a fine partita si sono un attimino un pochino perso la bussola, per così dire, ma sono sempre parsi in controllo per diciamo 40 e pussa minuti della partita. Intanto qua la Danimarca spreca cambio di gioco. Esatto. Parlando poi di basket nostrano, della nostra nazionale, come giudichi l'inserimento del Gallo? Parliamo di Gallinari. Ci sta, nel senso, chiaramente il Gallo ovviamente facendo i playoff NBA non è che poteva partecipare al torneo preolimpico, comunque Atlanta ha fatto anche un bel percorso. È chiaro, dispiace per Abbas, però serve tanta attenzione, in mezzo viene respinto dalla difesa, vediamo se Shaw riesce a rimetterla in centro. Viene respinto, no, però ancora parte l'Inghilterra, però in questo momento in cui l'Inghilterra spinge molto forte, più che altro perché vogliono cercare di chiudere la non ho parole, non ho parole. Hanno visto quanta fatica ha fatto l'Italia e vogliono approfittarne. Intanto complimenti a Berrettini, ha vinto? Berrettini è in semifinale, ma la semifinale però è una sorpresa perché c'è Urquhart e non Federer. Vero stiamo zitti ma stiamo molto zitti. Pausa di riflessione rispetto, attenzione, Danimarca prova sulla fascia, no, niente. E poi parte l'Inghilterra. Ok, vai con il Gallo. No, sarò molto breve e circonciso, come che diceva un saggio. Chiaramente dispiace per Abbas, però comunque un lungo, premettendo che noi non abbiamo un centro puro dalla notte dei tempi, probabilmente, quindi andando comunque forse esatto, cioè l'ultimo centro che mi ricordo è Cousin, quindi figurati. Io sono ancora ai tempi di André Meneghin, Kjačić, Carter Myers, quindi fai tu. Sì, leggermente, e Cousin era, insomma, con tutto rispetto, siamo lì, onesto, e a essere generosi, tornando a noi, attenzione, Danimarca in contropiede. Viene fermato però dalla difesa inglese, spostato dal difensore centrale. Walker ha fatto una bella cosa perché comunque stava andando via in velocità. Dolberg proprio l'ha spostato. Senza mezzi termini. In maniera regolare, vediamo qua. Assolutamente no. Sì. Vabbè, teniamo presente che Pinkford sta battagliando con Donnarumma per il premio di miglior portiere, ma fino ad oggi Pinkford è imbattuto. Sì. Vediamoci anche questo. Ed è il portiere dell'Everton, quindi non è diciamo una squadra di primissima fascia.
per chi dice ma l'Italia gioca con un centravanti di una squadra minore tra virgolette, però comunque l'Inghilterra può poter titolare che gioca nell'Everton, visto che comunque le ma altre... anche Inghilterra-Germania l'ha decisa Grealish, che è un giocatore dell'Aston Villa, quindi beh, noi con giocatori del Sassuolo stiamo vincendo l'Europa. Appunto. No, vabbè, chiudo con Gallinari. Chiaramente ora con la questione dei centri puri che non esistono più, avendo fatto il gallo spesso e volentieri il centro in NBA, sostituendo Capelà con gli Hawks, chiaramente con i suoi limiti, come posso dire, cerca di ridurre cerca di porre rimedio a una mancanza che in Italia c'è da parecchio, quindi che il gallo comunque venisse chiamato ci stava, sia per motivi di talento puro ovviamente, sia anche per motivi diciamo prettamente tattici. Secondo te che cosa potrà fare l'Italia alle Olimpiadi? Ma allora, noi siamo, aspettate un attimino, abbiamo battuto la Serbia che comunque è sempre uno scalpo interessante, che per carità la Serbia non aveva Jokic, e quindi attenzione cross dell'Inghilterra, che però Kier copre più che bene. Simon Kier per ragione di segui, attenzione all'Inghilterra, vantaggio cross in mezzo, calcio d'angolo, vantaggio non concretizzato ai danni di un giocatore inglese, poi Mount ha messo questo pallone in mezzo, sì. Ma la Danimarca si salva in calcio d'angolo, primo corner per la squadra di Sua Maestà in questa partita al 12° minuto, mentre Buon Lorenzo cerca il girone dell'Italia alle Olimpiadi che partiranno tra una ventina di giorni. No, stavo messaggiando con un amico. Calcio d'angolo, la parabola ad uscire, il pallone in mezzo sul primo palo respinto dalla difesa danese, ancora Inghilterra, ma la Danimarca che riparte contropiede, attenzione alla Danimarca, perde il pallone per un lancio lungo, tutto regolare, poi Walker in spaccata riesce a recuperare il pallone, Harry Kane che allarga sulla sinistra, attenzione all'Inghilterra, una serie di finte, la conclusione facile, la parata di Schmeichel sul tiro di Sterling, Inghilterra pericolosa al 13°. Sì, subito buona azione da parte di Sterling che si è centrato e poi è stato parato il pallone da Schmeichel. Vai Lore. No, sì, ribadisco quello che hai detto te. Vuole segnare il prima possibile l'Inghilterra, diciamo che è abbastanza palese. Chiaro, diciamo. Sì, si vede. No, tornando al girone dell'Italia, noi siamo in Germania, Australia e non mi ricordo la... Nigeria, ok. Ma allora, la Germania è alla nostra portata, anche perché poi il loro, in teoria, giocatore migliore, Schröder, tra virgolette, molte virgolette, giocatore migliore, perché la sua esperienza ai Lakers non è stata proprio eccezionale. No, è un eufemismo. Non dovrebbe esserci. È alla portata. Nigeria, stessa cosa, a meno che non ci sia Dinwiddie che ha play dei Brooklyn Nets che giocherà con la nazionalità nigeriana. L'Australia in teoria è l'unica, quella più blasonata, perché poi ricordiamoci che l'Australia arrivò alle semifinali nei mondiali di basket e comunque fece un bel percorso, quindi c'è un gruppo che gioca assieme da parecchio. Penso a Mills, Della Vedova, Baines, non c'è Simmons che evidentemente fino a quando non si decide a migliorare a tirare lo sbranano ovunque, Philadelphia e non solo, quindi tenuto conto anche in relazione della prestazione che abbiamo fatto con la Serbia, non è utopico, no, alle stelle, no, non è utopico pensare di poter far bene, mettiamola così. Sì, ricordiamoci che cos'è, passa la prima di ogni girone? E la seconda migliore, perché sono tre gironi, quindi presumo che la seconda miglior classificata passi, presumo, ora ammetto che non mi ricordo il bracket. Sì, beh, comunque è un torneo molto corto, quindi sì, chiaro. L'Italia potrebbe almeno approdare alla seconda fase, è chiaro che poi
Non so se questo torneo dovrebbe qualificare ai mondiali. Di solito la prestazione Credo che quelle che si piazzano nei primi posti. Attenzione, di marca, conclusione facile la parata. Madonna, che tiraccio. Peccato perché aveva guadagnato. Attenzione a Dolberg. Attenzione ancora a Danimarca, ancora a questo tiro. Dolberg chiede scusa a Pinford, ma stava per fare la frittata. Amico mio, se la fai con l'Italia, Chiesa ti punisce. Così, giusto per compiacenza. Stessa mattonella dal quale ieri Chiesa ha segnato con la Spagna. Eh sì. Brivido per l'Inghilterra. Ed è calcio d'angolo intanto. L'ha deviata un difensore, quindi. Sì, 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 ricordiamoci che la Danimarca non è qui per caso. No. Poco prima che tu entrassi in onda ho ricordato l'intervista di Schmeichel di ieri con i giornalisti quando gli hanno chiesto un parere sulla canzone Zcaminom, Zcaminom, cosa ne pensi? Ma perché? Il calcio è mai stato qui? Perché siete mai stati in finale? Noi sì, voi? Ma nel 66 sì, ma era il mondiale. E Casper non sarei lasciato scappare questa attenzione cross. Che Burns! Oddio, ma perché era tutti ammassati in un unico punto praticamente a rompere i maroni, è la roba più brutta che ti può succedere da portiere. Avere l'area di porta piena è un casino, c'è calcio di punizione però pago in favore dell'Inghilterra. Pago di Strigel Larsen, giocatore del Bologna. No, Strigel Larsen è dell'Udinese. Udine. E quell'altro Skovolsen, hai ragione. Skovolsen sono nomi semplici queste persone. Sì, vabbè. Vabbè, ricordiamoci che la Danimarca aveva gente come Jorgensen. Nome Morten Jorgensen, ricordiamoci. I tempi belli in cui il cognome era Laudrup era difficile. Non ci sono più. C'è una bella colonia di italiani comunque nella Danimarca. Sì, tra Milan, Bologna, Udinese. Tutte belle squadre, eh? E l'Inghilterra che chiaramente è forse una delle squadre, oltre chiaramente all'Italia, che ha i calciatori è forse una delle nazioni più autarchiche che ci sono. Mi viene in mente di forse di più la Germania, l'unica squadra che praticamente sono quasi tutti così su due piedi, sì. Tranne Rudinger mi viene in mente, il resto sono tutti in Germania, quasi tutto in Bayern Monaco. Pinford un po' in difficoltà oggi. Se hanno usato la scena come per dire Madonna mia, sono io che puzzo. Cioè, è stato bellissimo perché alzava il braccio, poi si hanno usato per tornare a dire sì, sono io che puzzo. Dici che sia la puzza che gli ha fatto fare questi errori. Può darsi. Cioè, è bellissimo. L'importante è che non si caglia addosso, ecco. Quello. Vabbè, ma esatto. se gli viene un cagottino, niente di grave, ma giusto una piccola intossicazione alimentare, un po' come quella che accadde al Tottenham qualche anno fa, che ne mise fuori combattimento 9. Dici 9 è troppo? Mangiando lasagne, fra l'altro, proprio il piatto ideale per uno sportivo. E vabbè, gli mandiamo lì qualcuno di cucina da incubo, che problema c'è? Tanto con tutti i programmi di cucina che abbiamo ne mandiamo a uno. No, più che altro con la non cucina che è la cucina inglese, più che altro. Esatto, una roba orripilante. Comunque calcio di punizione, infatti vedo che anche Steger Gasa gli tappa il naso e si vede il cieco, quello che puzza perché non si spiega. Lancio lungo intanto, secondo palo, non c'è nessuno. Il pallone esce oltre la linea di porta. In quel di Wembley forse no, perché stavo... fogne, ecco. Beh, te detto per esempio. Che scena meravigliosa. Presente che questo è lo stadio dell'impero e fino al suo rifacimento per le Olimpiadi c'era la pista di sabbia dove c'erano le corse dei cani. Quindi sai, non vorrei che qualche latrina per cani sia ancora presente lì. Beh, d'altronde gli inglesi sono strani. Molto molto strani. Che bello prenderli in giro, tanto poi domenica staremo... Lei, dottor Lorenzo, ieri dov'era? Al consueto luogo dove vedo l'Italia dagli ottavi in poi. Baretto, birreria di riferimento.
ecco, ha abusato di sostanze alcoliche? È una domanda o un'affermazione? È un'affermazione, la domanda è quante? Il necessario per resistere ai rigori. 3.5/2? Something like that. Una bestemmia che hai tirato il rigore sbagliato da Locatelli? Abbastanza, per fortuna è stata solo una. Sì, no, noi ti dico solamente che poi dopo io e Casta fuori onda ci siamo guardati rapida sequenza Seekwolf, Gabboman e Nati per vincere, che è un nome meraviglioso, che era in piedi su due letti, non so dove sia, non si sa. Io ho detto, pensa se cade in questo momento facendo la spaccata, sai che ridere. Sono un uomo di merda, però... Vabbè, l'abbiamo visto, la cosa più bella è che stava festeggiando, poi si è avvicinato ai cavalli, ma abbiamo giocato male. Sì, ma... Vabbè. No, ma quell'altro di fianco, sotto l'immagine di Casta, deve cambiare nick, deve mettere Gufino Fessino nick. Pure sordo sei, non è Gufino Fessino. No, perché... Gufino Pisellino. Io ho cercato di salvare e salvare. Io vado, Nick. Grazie ragazzi, è stato bello. No, Nick, io ho cercato di salvare. Mi sono perso qualcosa? Nick, guardami dentro agli occhi. Ascolta, amore di papà, io ho cercato di salvarti per una stronzetta che eri sotto ubriacatura marcia. Noi ieri abbiamo minacciato, noi l'altro ieri abbiamo minacciato praticamente di mandarti a... Se n'è andato per protesta a Temptation Island. Avevamo salvato la storia. No, Gufino. Non è facile. Citazione di Gabboman, lo diceva Gabbo. Però. Io rispolvero uno dei vecchi cartelli. È una citazione a Gabboman. Sì, ma io intanto mi dissocio. Oppure faccio il Michael Cole della situazione, che è sempre indicato su queste cose. Tanto Aldone tanto ci ha scammato perché non viene neanche oggi. Vabbè, ma Aldone è impegnato. Aldone è porco. Ok, ecco. Sta volata una Madonna. Ma comunque va bene. E la partita si è un po' calmata. E dopo che la fiammata iniziale dell'Inghilterra, Gufino Pisellino. Dai, fa più cagare di quell'altro. Se Chris Cretino Benoit. Compagnia cantante, cioè, ti rendi conto? Nick, te lo dico dopo in privato, porco il clero, dai, su, fai bravo. Te lo dico dopo chi è. Rinominato, ricordi solo che è rinominato. Ah. No, appunto, chi? Attenzione. Dopo glielo dico, attenzione però la Danimarca che può attaccare, adesso mentre noi finiamo di dire boiate, e però sbaglia e riparte lungo. Adesso... poteva essere un pallone... Diciamo che la Danimarca adesso ha preso le misure all'Inghilterra. Allora, Lorenzo, però, noi abbiamo guardato la nostra, chiaramente la nostra parte di tabellone, che è stata quella più dura, però sì. Guardando la parte di tabellone dell'Inghilterra, solo sulla carta però possiamo dire che è stato un tabellone più facile, perché comunque l'Inghilterra ha dovuto affrontare, a parte l'Ucraina, che vabbè, l'ha asfaltata senza pietà a Roma 4-0, comunque ha avuto un ottavo di finale forse più duro rispetto a noi. Sì, diciamo che chiaramente chi vinceva quella partita fra Inghilterra e Germania era la candidata principale ad essere una delle semifinaliste di quel blocco, quindi da quel punto di vista si è concretizzata questa cosa. Poteva essere l'Olanda l'altra probabile semifinalista, ma ha pensato bene di finire male il proprio europeo, esattamente, di farsi cacciare a pedate dalla Repubblica Ceca. Poi la Danimarca, chiaramente, intanto Pickford rischia un'altra volta, la Danimarca chiaramente viaggia anche dal punto di vista emotivo molto forte, visto che quello che è successo in Danimarca-Finlandia è comunque attenzione con la Danimarca, sì. Però lancio lungo, sbaglia la difesa, ancora la Danimarca però, ancora per Goldberg, dalla posizione centrale, si accentra, allarga per un compagno, ancora la difesa che si chiude, quattro giocatori sulla linea del pallone, c'è questa conclusione! Il tiro a giro fuori. Potevano gestirla meglio, sta palla però. O tira a giro di Bray Wyatt, praticamente. Ah, ecco perché non si vede più Sì, perché è lì.
gioca nella chiama Bray Wyattsen o qualcosa del genere. Sì, Bray White, una roba del genere. White Guard, qualcosa o roba simile, sì. Un nome, un codice fiscale praticamente. No, comunque, come hai detto giustamente tu, potevano esserci delle sorprese. Allora, diciamo che il lato... Allora, la Danimarca si è qualificata in modo anche rocambolesco, che è passata negli ultimi minuti, quando la Finlandia praticamente fino a un quarto d'ora dalla fine era qualificata. Un'altra sorpresa era quella dell'Ungheria, che anche lì fino a pochi minuti dalla fine della partita era qualificata e stava mandando a casa la Germania. Quindi potevamo beccarci un interessante ottavo di finale, e sicuramente con l'Ungheria. Poi chiaramente un'altra delle sorprese è la Danimarca, e forse la sorpresa più di tutte possiamo essere noi. Ma più che altro, ripensando a dove eravamo 3 anni fa, da un certo punto di vista sì. A Gufino Pisellino devo dare atto che comunque lui, in fase di presentazione di questo europeo durante l'ultimo Saturday Night Click, aveva pronosticato una semifinale per noi. Intanto questo calcio di posizione per Inghilterra, cross in mezzo, McQuire non colpisce bene, e ancora però Inghilterra. Questo cross in mezzo a cercare Kane, che finisce a terra. Qualcuno protesta, non è un calciatore. Ma mi sembra che sia caduto da solo. Cioè... caduto come proverbiale sacco di merda. Esatto. Giustamente. Come lo vedresti? Delle voci. Lo sappiamo, Nick, ma non dovresti dirlo in onda. No, non sono Randy Orton, mi dispiace. No? Ma oddio, dopo quello che hai detto ieri sera sei più Matt Riddle, però... quello sì, che terrore di Sterling. Superficiale. Ecco, Nick, Gufino Pisellino, belli intanto questi due, ma domandina tecnica, Kane come lo vedresti in Europa, fuori dall'Inghilterra? Perché certi calciatori inglesi, se li tiri fuori dal loro habitat, non è che brillino, Ma io lo vedrei abbastanza bene fuori dall'Europa, cioè fuori dal campionato inglese, Harry Kane. Perché comunque è un attaccante di sostanza, un attaccante, un bomber, fa tanti gol, ed è quello che manca alla nostra nazionale, visto che Immobile ha avuto molte difficoltà in questo europeo, anche se ha fatto 2 gol. Comunque. Cioè, quello che manca all'Italia, perché se l'Inghilterra, in questo caso, dovesse passare con la Danimarca, noi sulla carta saremmo sfavoriti, praticamente. Perché a noi ci mancherebbe il grande attaccante, mentre sul resto ce la possiamo giocare. Intanto Lorenzo è sparito. Vabbè, discorso della punta di riferimento non è un grosso problema, perché comunque abbiamo affrontato il Belgio che è a Lukaku. E si è visto, però poi Chiellini e Bonucci l'hanno bloccato bene. Appunto, quindi voglio dire, ma sai che cosa? Io allora lo chiedo a Casta, poi a Nick e poi anche a Lorenzo quando tornerà. Chi vorreste in finale tra Inghilterra e Danimarca? Vai Casta. Allora sì. Dico, per la questione noi contro il mondo sarebbe molto interessante avere Inghilterra, sinceramente tra le due preferirei la Danimarca. Perché, ok, vanno sulla scia dell'entusiasmo, però sono una squadra che dal punto di vista dei nomi della qualità è leggermente inferiore a noi. A me viene in mente, attenzione, per una squadra che era inferiore a noi, che ci ha fatto penare le pene dell'inferno, è stata l'Austria. Sì, prima della Spagna, Nick, sì. Nick, tu chi vorresti tra loro due? Beh, sinceramente preferirei, se noi vogliamo essere sinceri, preferirei la Danimarca, però sappiamo benissimo che l'Inghilterra arriverà in finale, perché comunque gioca in casa, c'è il fattore del pubblico e quindi... A livello di spettacolo preferirei l'Italia e l'Inghilterra. Damsgaard sul punto di battuta di questo calcio di punizione è una posizione molto interessante. Lorenzo in un flash tra Inghilterra e Danimarca. Ma allora è chiaro che la Danimarca sarebbe più abbordabile rispetto all'Inghilterra. Io però ho la sensazione che se la Danimarca arriva in finale la vince. Mamma mia, che buffo che sono! Grandissimo gol di Damsgaard! Al 30° cade l'imbattibilità di Pinkford e cambia il parziale a Wembley.
Inghilterra 0. E chi lamenta? Che gallo. Allora Casta, la prima subito il sondaggio e chiederei Lorenzo. Sì. No, allora il sondaggio è il seguente: grandissima punizione di Damsgaard e qualcuno dalle parti di Genova si sta già sfregando le mani. Allora, sto sfregando. Sì, esatto. E perché adesso me lo vendo alle cifre che voglio? Ecco, questo è molto credibile. Lorenzo, Lorenzo è un profeta, porta sfiga, un cordiale saluto. Ok, lo preparo. Ah, bene. Un cordiale saluto. Che cazzo sta dicendo? Beh, allora, come ha detto giustamente Lorenzo prima del gol, sarà di marca ben finale. Io ho paura fottutissima che noi li affrontiamo come per dire, vabbè, già vinto, questi non valgono una sega e ce lo fanno forte. Sì, di sottovalutare l'avversario. Sì, con l'Inghilterra sapresti già bene o male a cosa vai incontro, quindi... Anche perché gli ultimi due confronti, facciamo le corna, sono a nostro favore. Euro 2012 e Mondiale 2014. Sì. Quindi voglio dire... Poi si sa che nel calcio come si può dire, risultati a favore prima o poi, o a sfavore prima o poi, possono ribaltarsi, ma... Speriamo che non sia questo il caso eventualmente, però... Esatto. Ecco, vediamo. I risultati che si ribaltano e di finali ipocrite, ma questo Brasile in finale in Coppa America, in una Coppa America dove non volevano neanche partecipare, no, perché lo disputiamo in casa, c'è il Covid, e poi sono in finale con l'Argentina? Guarda, sono sincero, non ho visto nulla di nulla della Coppa America. Poi io non è che ho visto tanto. Io ho visto, un grande Messi però in questa Coppa America. Io ho visto un grande Lapadula invece che ha trascinato il Perù fino alla semifinale. Esatto. E dovrebbe andare a Venezia la Padula. Pensa degli altri. A farlo retrocedere. Ma no, povero Venezia. Nick, Lecce, retrocesso. Benevento, retrocesso. Vabbè, Milan non è retrocesso. No, però a Genoa mi sembra non retrocesso. Vabbè, il Genoa no, è un caso a parte, me ne voglia il dottor. Attenzione a Pinkford che sbaglia. Guarda che l'Inghilterra è in bambola, attenzione. Ma si salva sicuro la Salernitana, ecco. Sì, esatto. Vabbè quello... Possiamo ecco, dire a proposito di cagate, Damsgaard mi sembra che sì, spreca esatto. Un potenziale 2-0. Sì, esattamente. Non voleva il Milan Damsgaard, sentito. Ma vuole chiunque Damsgaard. Hanno fatto ma adesso noi, appena ci dà qualcuno dall'estero parecchi soldi, lo vendevo. Scusi presidente, ma ha avuto da ridire con un giornalista, ma come mai? Ma perché lo sa sti giornalisti come sono a rompere i coglioni a fare cose? Comunque lo fai molto bene Lorenzo. È molto credibile. Mamma. Non ho molti talenti nella mia vita. Nick, ricorda, guarda che come lui fa bene Ferrero, tu fai bene Nati per vincere, sembri veramente il figlio. No. La barba c'è. E comunque ricordatevi del progetto, è il progetto. Giusto, presidente, ricordatevi candidatura. Ma quella è preziosa. Candidatura @cipensaenrico.it. A proposito di Ci pensa Enrico, Tiago esatto, è lui l'allenatore dello Spezia oppure ancora sì. No? Sì. Ci pensa Enrico, li ha piazzati tutti. Attenzione però l'Inghilterra, basta dire Mogliate, fallo. Qua è fallo, sì. Delaney mette giù Harry Kane. Senti il bordello che c'è a Wembley, ragazzi. Vi rendete conto che per la partita di finale si sarà la capienza massima? Quanto è previsto di capienza massima? 90.000. Sì, 60.000 sono stasera. No, 60.000 sì, sono stasera. 5 minuti di tempo.
Che meraviglia, ma che meraviglia, siete veramente, siete delle merde, torno a fare cinema a Hollywood. Comunque Casta non mi vuole commentare le battaglie delle stampelle, Daru. Ma anche non me ne può fregare di meno, sinceramente ho preferito vedere NXT Great American Bash. Mamma mia. Dove c'è stata una bellissima esibizione Coppa, tra l'altro. Che meraviglia. Perché quel segmento? Ma perché, cioè scusa, perché questo è un segmento, perché Raw ha senso invece? No, è stato più un concertone. Tanto calci di punizione, attenzione per Inghilterra, dai 25 metri. Parte Sterling sulla barriera. Mani! Sì, proprio. Inquadrato il consiglio comunale di Copenaghen. Straordinariamente. Chi è d'acciaio quest'uomo? Cioè, veramente ha le palle grandi quanto la Danimarca, perché figa. Cioè, allora, mi soccorri Eriksen e gli salvi la vita. Adesso pigli una pallata in faccia, ti sei fatto picchiare per tutto l'europeo, non hai fatto una piega. Cioè, questo è fatto d'acciaio, ragazzi. Ho fatto bene a comprarlo al mio fantacalcio, con grazie anche a lui ho vinto. Ce l'avevo anche io al fantacalcio, Kier. Lo ricomprerò. Idem. Kane prova un cross, ma non... Attenzione che però la Danimarca riparte la Danimarca. No. Damsgaard, attenzione. Attenzione alla Danimarca. Ci sarebbe... recupera la difesa, ma si libera molto bene. Bello, ha guardato sulla destra. Attenzione, c'è cross di prima intenzione, troppo. Cross tutt'altro che... Perfetto. Not good. Perché la Danimarca sta mettendo paura all'Inghilterra. L'Inghilterra ha avuto una fiammata iniziale, poi dopo si è assolutamente adagiata e ha subito il gol. Un po' sorpresa della Danimarca. 4 tiri totali contro i 3 dell'Inghilterra, 2 dello specchio della porta, uno. A vedere la partita, a vedere la partita sembra più la Danimarca comunque che ha... Se leggiamo anche i numeri dell'Italia con la Spagna, possiamo regalare una fornitura semestrale di legno da rosico a Gerard Piquet? Ma scusami un attimo, a proposito di questo, tu c'hai Shakira vicino agli occhi? No, e perché forse era impegnato, attenzione, Sterling, mamma mia. Che parata che ha fatto Schmeichel. Paratone di Schmeichel, praticamente non si sa bene come, gli ha staccato un arto, praticamente Inghilterra è vicino al pareggio. Grande parata di Schmeichel, che proprio qui qualche mese fa ha compiuto un'altra grande impresa, praticamente sollevando la prima FA Cup della storia dell'Ester. Ecco perché noi non copiamo la FA Cup? Aspetta. Ti ricordo tutto il casino salernitano, ecco. Questo è anche vero. Però sarebbe stato bello un Olbia Inter a Olbia con l'Olbia che fa fuori l'Inter. Attenzione, l'Inghilterra, il cross in mezzo e il pareggio all'Inghilterra. Ha segnato Sterling il pareggio al 39esimo cambio e parziale a Wembley, 1-1. Vediamo un po', sta salutando, se no che si inquadra della gente a caso, sembra me inquadrata, guarda la biera della regina, cioè, ci rendiamo conto che di nuovo sulla destra, fra l'altro la Danimarca si è fatta posizione regolare, no, perché inquadrano chi è? Può darsi, Autogol di Kier. Sì, vabbè, tanto. Tanto. No, sì, esatto. Non cambia niente, cioè, voglio dire. Tanto gol di Sterling, autogol di Kier. Burone, sì. Albione Pilone, verrebbe da dire. Esatto. Arresciate il guardialine. Arrestate il guardialine. Carabinieri, polizia,
che uomo meraviglioso. È ripartito quindi 1-1 al 39esimo, tutto in parità. Sì, andate avanti ragazzi, andate avanti, sono così belli i tempi supplementari, sono così belli e così emozionanti i tiri di rigore, andate avanti. Io tanto che i tiri di rigore arrivino tipo Rio Ave Milan, ecco. Esatto, sì, credo no. Nick, Bufino Pisellino, perché ti sei fatto chiamare? Ma scusi, dottore... Non è il mio soprannome questo. Sì, è uno di Gabbo, era di Gabbo stesso. Sì. Scusi, ma gliel'ha assegnato, ma una delle due fidanzate è d'accordo su questa, ne è al corrente più che altro? Esatto. Sì, no. Certo. Perché posso capirne una che magari non abbia molta esperienza e su cui siamo d'accordo, la capire l'altra, perché io confido più nell'altra piuttosto che in una delle due, però vabbè. Non conferma né smentisce. Secondo me tu sei come Valvinis quando ha avuto a che fare con Kayentai. Mamma mia, perché mi ha ricordato il Choppy Choppy Spipi? Mamma no. Mia. Era venuto pure sul ring come guest star di tutta questa storia, il marito di Lorena Bobbi. Sì, che brutti. Come faceva quella roba a essere over? Cioè, veramente, come? Erano gli anni 90. No, no, per carità, ma... Cavolo. Col senno di poi... Cacca. Esatto. Attenzione, prova a reagire a Danimarca, Bright White si fa però riprendere Bray da Stone, White viene mi sembra. Da Soul, ecco qua, Maguire viene fermato poi. Come sarà laterale per l'Inghilterra? Quadrato Schmeichel. Che ha fatto un paratone estremo. Aia! C'ha lo stomaco di ferro questo uomo. Piena, sì, un pieno addome. Cioè, certo che se la prendeva là dove non batte il sole e non avesse fatto una piega, le cose sono due. O ha la conchiglia o c'ha le palle d'acciaio. Mi preoccupano questi danesi. Cioè, comunque, dopo queste boiate torniamo alla partita che... Oggi un po' più alla carlona, possiamo dire così, dopo l'esperienza di ieri. Dove praticamente a un certo punto non riuscivamo neanche a parlare, eravamo talmente divorati dalla tensione. Abbiamo visto però delle immagini di Acasta meravigliose, abbiamo visto Seawolf con un cappello d'antologia in testa, con la fidanzata che a un certo punto lo picchiava con una bottiglia di Coca-Cola. No, che bello. È stato bellissimo, che poi non si vede mai, e anche quando la prende in braccio fa in modo che non si veda la faccia. Salute. Che succede? Chi sono sti bambini? Vicino a casa mia, lasciate stare, sono anch'io, sto rimanendo esterrefatto. Cosa c'è, un asilo illegale nel giardino del vicino? Però sto sentendo delle voci altissime, quindi andate avanti ragazzi, che mi sa. Che meraviglia, potrebbe mettere, scusi dottor Casta, come io sto mettendo l'attenzione al cross in mezzo, come io sto facendo, mettendo l'audio ambientale di Wembley, però potrebbe rispondere con l'audio ambientale della via di casa sua, potremmo trovare delle cose meravigliose. Guardi, ti sentono già, come può vedere. Delle cose meravigliose. Questo cross in mezzo dall'altra parte riesce a raccogliere. Che cani, bene. Perfetto, vai. Fase un po' concitata della partita, non molto lucida delle squadre in questo momento. Sì, anche quel cross che sembrava una fucilata è stato sì, un po' così. Ma le guardie della regina che mi suonano It's Coming On, sarebbe stato divertente se avessero suonato tanti auguri. No, vabbè, più che altro l'Inghilterra 3 anni fa, forse take it back, riprendiamocela, non è che poi alla fine se la sua ripresa, quindi non so quanto abbiano appreso la lezione, diciamo. Di E vabbè, ma è quella del 66, dai. È quella del 96, perdono.
Attenzione però all'Inghilterra che può attaccare. Kane, Kane prova l'imbucata, viene fermato da Kier. Ottimo intervento di Kier. Ridendo e scherzando e prendendo in giro tutto riprendibile, siamo al 45esimo. Probabilmente un minuto di verranno un minuto, penso. Probabilmente sì, siamo 1-1. Potrebbero anche fare, potrebbero anche interromperla adesso. No, beh, che te in avanti, vuoi interrompere, sei pazzo. Infatti sì. Bravo, bravo. Bravo Lorenzo, ormai sei bravo. Un profeta del calcio. 1-1 con Damsgaard. Dammi anche i numeri dell'otto, Lorenzo. L'autorete di Kier, 39esimo. Che primo tempo è stato? Comincia Lorenzo, poi Nick Castro. Comincio io. Sì. Ma allora, l'Inghilterra ha iniziato in maniera abbastanza... Insomma, si vedeva che voleva segnare subito. Poi dopo la Danimarca ha preso le misure, è riuscita anche a segnare su punizione, un bel gol di punizione di Damsgaard. L'Inghilterra poi si è, diciamo, un po' ridestata, prima con la paratona di Schmeichel, poi con il gol, l'autogol. E ora vediamo. L'Inghilterra chiaramente rimane favorita, ma la Danimarca comunque non dà l'impressione di non volersi dare per vinta nonostante le circostanze. Quindi, tenuto conto poi che tutto sommato si difende con ordine, potrebbe venire fuori un bel secondo tempo. Nick? Una buona partita, un buon Inghilterra i primi 20 minuti, poi Danimarca pian piano si è fatta vedere con poi quel bellissimo gol di punizione che ha sbloccato la partita. Alla fine poi l'Inghilterra ha preso le misure sulla Danimarca e pare che sia in controllo della partita. Vediamo nel secondo tempo, ci vogliono urgenze di cambi per la Danimarca per cercare di tenere a bada sta Inghilterra. Vediamo se sarà da divertirsi nel secondo tempo. E infine Casta. Sì, a parte i due gol, a mio avviso non è successo poi niente di così spettacolare. La Danimarca mi sembra ben determinata a fare la sua partita e a vedere che sarà la squadra inglese, che naturalmente saranno chiaramente all'arrembaggio, visto che nei primi minuti ha cercato la rete, l'ha trovata poi con l'autorete di Kier. Vediamo un po' come va il secondo tempo. Credo che questa partita possa essere non sarà una guerra a scacchi, però vediamo chi sfrutterà meglio le azioni, ecco, le occasioni da rete. Assolutamente sì. Va bene ragazzi, io direi di prenderci una piccola pausa di qualche minuto e poi torniamo qui per il secondo tempo della seconda semifinale tra Inghilterra e Danimarca. Chi vince? Ci affronterà a Wembley. Quindi domenica. Il tempo di bestemmiare per il sottoscritto contro il cane, poi ci rivediamo per i secondi 45 minuti regolamentari. A tra poco. Ciao. Poco. A tra poco. I'm not a bad guy.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. The night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eccoci qua per i secondi 45 minuti dei tempi regolamentari della semifinale di Euro 2020, squadre su 1-1, o calmati cani, credo, vediamo un po' come si evolve la situazione. Come gli ha fatti? Gli ha fornito dell'alcol preso dal nostro sponsor? Esattamente, wildlivery.com, vieni in birra e drink a casa tua subito, con 30 minuti alla temperatura ideale di tenere a produttore così squadra. Wildlivery.com, il caffè Toraldo, l'espresso napoletano, il caffè Borbone, di emozione, il caffè dei Barboni, il caffè alla razza solamente formonuti, perché la mazza, la qualità, la qualità ti fa fare tanta più durante i tradi del Napoli della Nazionale, il pocket coffee, il cioccolato preferito, la New Day, la Pringles, sempre qui, e la Fiesta. Che Nick è andato a mangiarsi in questo momento. È ripresa la gara 1-1 alla fine dei primi 45 minuti abbastanza noiosi, tanto possiamo anche dare in realtà tanto una notizia di Formula 1: a 79 anni ci ha lasciato Carlos Reutemann. Sì, notizia delle ultime ore. Sì, aveva avuto dei problemi fisici e purtroppo oggi, anzi pochi minuti fa, è arrivata la notizia della morte del pilota, tra gli altri anche di Ferrari e Lotus, vice campione del mondo nel 1981. Nel frattempo saluto a Miriana, che mi ha ricordato giusto. Brava, ciao Miriana, perché ha vinto il
il sondaggio quale persona ha vinto. E mi sa un cordiale saluto se va vincendo a furor di popolo. Fantastico. Beh, oddio, in questo caso secondo me porta sfiga e cordiale saluto secondo me si equivalgono. Esatto. Perché ha gufato dopo 10 secondi ha segnato a Danimarca, è stato bellissimo. Spettacolo. Sì, 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 proprio tutto, tutto bene fino a questo momento, Frenzen ne fermo, cioè all'effetto proprio... Esatto. Tipo una roba del genere. Che bello. Comunque, secondo minuto in corso, il pallone tra i piedi di Kasper Schmeichel. Eccoci qua. Caro Lorenzo, come ho detto poco fa, per noi passati di Formula 1 è arrivata la notizia della morte di Reutemann. Ah, sì, l'ho letta poco prima dell'inizio della partita. Beh, ne parleremo magari. Peccato. Sì, magari ne parleremo la prossima settimana durante Parco Chiuso, anche perché le notizie sono un susseguirsi, visto che comunque non c'è il saltato ancora il Gran Premio d'Australia, nonostante i lavori effettuati all'Albert Park, ma chiaramente è saltato per restrizioni Covid. Per ora siamo 22, anche se Liberty Media, le idee che stanno girando mi stanno facendo venire una paura. Tanto attenzione, viene messo a terra Sterling, tutto il governo. Stai sentendo la partita? C'è un fallo, sì, invece l'avete proprio fischiato il fallo, vediamo un po'. Da me fuori ci hanno abbastanza tutto volume. Tanto per cambiare, minchia, però sì, beh, il fallo c'è. Ci ha messo un po' l'arbitro a fischiare, comunque calcio di punizione per l'Inghilterra al quarto minuto. Io spero sinceramente che... però il problema è quello lì, o fare un altro Gran Premio a Sakhir, parlo di Lorenzo, oppure di ritorno dal Brasile, perché dico, ma perché siete convinti di andarci, si va a Portimao. Eh sì, non è che ci sono le opzioni così numerose tutto sommato. No, più che altro inquadrata intanto un consigliere comunale della Camera dei Lord, cross in mezzo, colpo di testa che viene respinto dalla difesa danese con un fallo, cioè, attenzione a un cartellino ammonito per Maguire, sì, che ha ucciso Kier, c'è riuscito e però si sente una rara telecronaca. Un attimo, vediamo Maguire. Eh beh sì, è andato con il braccio abbastanza largo e ha colpito Kier al volto. Al volto e il collo, fa male, ve lo posso dire. Esatto. Io che ho problemi al collo in questo momento. È rimasto abbastanza stordito il capitano. Si sente sempre? Leggermente, ma niente di che adesso. Cioè, adesso va bene. Ok. Ma più che altro se non vorrei che qualche... No, no, sì, sì, lo so, lo so, tranquillo. Colpione, cannone di Navarone che... Vabbè, non era niente da fare. Ma io so dove cosa fare con lui. Comunque, calcio di punizione, Kier è rimasto a terra. E tornando un attimo al discorso Formula 1, intervediamo la perla di Damsgaard. E mi hanno detto che dalle parti di Marassi praticamente c'è stato un innalzamento del livello del mare. Sì. Sì, 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 assolutamente sì. Qualcuno ha avuto un'erezione così forte che ha spostato il livello del mare. Quella sconvolta, cioè io ho capito che... Eh beh, danese, giustamente, con le mani in faccia. Beh, ti consolo io. Inquadrato Boris Johnson, o Boris e basta. Complimenti per il taglio di capelli. La scodella gliela fatta bene sto giro. Comunque, inquadrato Maguire. Mi sta recitando, immagino, Shakespeare, a giudicare dal labiale. Beh, assolutamente, lei, dottor Lorenzo, ne è un cultore di questa... Esatto, esatto, esatto. Beh, oddio, con la Nasca che si ritrova potrebbe fare più Dante Alighieri, però va bene così. Minchia, che come è rosso, hai visto Kier? Sì. Vabbè che Kier è il color mozzarella, però voglio dire, ha preso una bella legnata. Eh sì, decisamente.
Felice Terra, giocatore, Felice Terra, Harry Kane, portatore regolare per l'arbitro, per ripartire la Danimarca. Attenzione a Doyle per la conclusione, Pinford. Grande parata di Pinford, parata Miraculous, grande parata, grande rimuovo, bravo. Buonasera, buonasera dottor Raiola, dopo la partita di ieri quanto vale Ziz? Ziz on parata che ha fatto vale 100 milioni di rinnovo, sommando tutto il miracolo fatto, pronto per stratificazione. Bene, bene. E come il Gioconda non ha prezzo. Ma per me un prezzo c'è, assolutamente. Io prendo almeno 200 milioni di commissione, assolutamente. Volevo chiederti anche della cessione di Balotelli in quella della Turchia. Sono riuscito a fare miracolo, spedite testa di cazzo in paese di testa di cazzo, quindi fatto tutto così a cazzo da cane. Tutto perfetto, tutto meraviglioso, anche lì presa commissione, io l'uomo più felice di questa terra. Molto molto bene. Beh, mica certo che piazzare Balotelli 3 anni in Turchia è un'impresa. Sì, sarebbe stata ancora più impresa se avesse piazzato anche quel mostro di carisma del fratello. Ecco, la capra senza testa, vabbè, ma tanto quello... Quello in Turchia va... Fa in harem, roba varia. Va a fare i reality turchi. Sì, certo, come no, ce lo vedo. Le famose cose turche. Fa. Esattamente, attenzione alla Danimarca, che invece le cose turche, per vedere i sorci verdi. Colpo di testa Pinford, che interviene e anticipa anche il compagno, però ancora la Danimarca. Un'azione molto confusa, però la Danimarca può attaccare sulla, per via centrale. Cambia il gioco ancora, però non riesce a prendere il pallone. E poi si spegne oltre la linea laterale. Bello uomo dietro con il cappello bianco che non lo vedevo dai tempi del Cocorico. Meraviglioso. Bello il cross comunque, molto bello. Ottima l'uscita di Pinford con i pugni. Che ha allontanato. Pinford ha gli stessi capelli di Giovanni Munciato. Attenzione prova Danimarca, bello il lob però McGuire, sì, questo un po' Harry meno Kane. Il Sterling che sterza, attenzione che il terreno può attaccare, ma via Dampe falcate il pallone per Kane un po' largo. Sai che pensavo fosse un soprannome un po' come Hulk, invece no, cazzo, questo si chiama Kane per davvero. Complimenti ai genitori per la fantasia. Beh, il cognome è Kane, poi cosa è? Per noi che siamo passati di wrestling, ok. Poteva chiamarlo Citizen Kane a questo punto. Sarebbe stato ancora più bello. Vabbè, no, ma secondo me, secondo me, perché lui comunque, di che anno è Kane? Allora, i genitori, secondo me, comunque i genitori hanno anticipato di poco a WWE, perché The Harry Kane, secondo me sì, no, ma lui sarà 92-93 presumibilmente, esatto. Colpo di testa, grande parata di Michael, l'Inghilterra vicino al gol. Maguire, cioè, sta facendo delle parate Michael. Sì, un bel questa ancora più notevole di quella precedente. Assolutamente, si è allungato con la manona destra, riuscito a togliere il pallone dalla porta. Beh, un po' come quella di Pinford, anche se vanificata dal fuorigioco. L'Inghilterra fa male, prendiamo accurati appunti. Ma poi sulle palle ferme loro sanno il fatto loro. Anche noi da fermo comunque abbiamo Bonucci e Chiellini che non fanno prigionieri. Esatto. No, ma il problema grosso, sei d'accordo sul fatto, Lorenzo, che almeno per un tempo abbiamo avuto paura di giocare a sinistra perché eravamo ancora sotto shock per l'infortunio di Spinazzola? Col senno di poi, sì, Emerson, il primo tempo, a parte la traversa finale, non fatto poco o nulla. In effetti, sì, può starci.
Cioè, veramente si è tuffato una distanza siderale, un'estensione veramente notevole quella di Schmeichel nel replay proposto dalla regia. Veramente una cosa di molto interessante. Attenzione però alla Danimarca. Dansmark che allarga. Attenzione ancora, la Danimarca è fatta per la storia di destra. Per via centrale, il pallone in mezzo viene respinto, calcio d'angolo. Bray White ha messo il pallone in mezzo cercando un compagno. Maguire, uomo ovunque dell'Inghilterra, ha messo il pallone oltre la linea di porta, quindi tira dalla bandierina all'11° del secondo tempo, sempre 1-1 tra Inghilterra e Danimarca. Seconda Gio Salve, io che facevo tutto il giornalista serio, giornalista un paio di palle, vediamo un po' di gnagna e la nostra credibilità va a donne di facili costumi. Mazza, quante altre questo. Siamo fatti di carne anche noi, del ma resto. Ma quello è fatto di sviluppina, perché quanto è alto? Che non è un nano, ma quello porca Eva. Calcio d'angolo, battuto il pallone in mezzo, respinto da Maguire, parte contro quella dell'Inghilterra, però ottima. No. Ottima azione difensiva che riesce a tagliare il rifornimento, ancora quindi la Danimarca che può avanzare, c'è questo cross, il pallone per uscita. Mi sa se l'ho portato fuori. Sì. Pallone uscito, il pallone cross di Damsgaard. Che sembra che abbia 11 anni invece, gioca nella Danimarca. È un bimbo, si pensano. Sì. È un pupo. Per pupino. Ma Gufino Pisellino dove è finito? Boh. Secondo me è una delle fidanzate. Secondo me una delle fidanzate gli ha chiesto il controllo. Gli ha chiesto il bar. Il nome, ecco. No, gli ha chiesto il bar. Fantastico. Beh, che una delle due gli possa dare quel soprannome, ci posso credere, data la sua non conoscenza della materia o poca conoscenza della materia. Vabbè. Attenzione però, Damsgaard si gira, andiamo a fondo, ecco. La casta la vedo molto attiva questa sera. Sì, sono attivissimo, ma perché ho un occhio dallo schermo e l'orecchio dall'altra parte, praticamente. Perché sta ascoltando delle cose meravigliose? Adesso hanno abbassato un po' la voce, però... Ma hanno ingoiato un megafono o è così di loro? Non lo so, oggi... diciamo che eravamo ad un passo dal litigio. Sì? Un po'... Poi ve lo spiego meglio dopo, ecco. No, ma a noi ci interessano queste cose, che sono, fanno il folklore. Niente, questo... praticamente ha detto apri quella porta pure, finisce male, ecco. Tu a loro? No, credo il figlio alla madre, al figlio, tipo, ma tra di loro si scannano. Esatto. Figo. Attenzione per l'Inghilterra dopo questa meraviglia che poi approfondiamo. Bello il passaggio filtrante, poi in mezzo non c'è nessuno. Che rischio. Chi è un'azione che fanno molto spesso quegli inglesi comunque. Tre calcio d'angolo mi sa, perché poi è uscito. Vediamo. Rivediamo. Sì, l'Inghilterra ormai questa azione la fa molto spesso, vediamo la conclusione. Adesso non ho messo allora che il commento orario. Vediamo solo la deviazione che sta rischiando di fare cose inenarrabili. Comunque sì, calcio d'angolo. Mout, colpo di testa di Maguire. Kane che provava la rovesciata, la Danimarca che si salva. Ancora Inghilterra, pallone in mezzo, facile questa volta. La parata di Kasper Schmeichel che lancia subito lungo il pallone. Attenzione però, Dolberg non riesce a stopparlo ed è facile preda della difesa di sua maestà. Primo quarto d'ora del secondo tempo, sempre 1-1 qui ad Euroclick, seconda semifinale di campionato europeo Euro 2020. Vabbè, ma è interessante, quindi potremmo fare una versione radiofonica di storie italiane. Probabile, ma io direi anche che potremmo spostarla in un tribunale, ecco, la versione radiofonica di un gioco di Ah, ecco, perché la versione di forum, più che la storia in sé, rende il fatto degli idioti che la rappresentano. Sì, no, più che altro rispetto a forum qui non ci sono corna. No, ma gli hai detto che secondo me dal nulla dovresti urlare quando parla Tawil Tulpa.
proverò un giorno, se riesco bene. Me lo devo preparare per bene. Sì, anche il luogo dove lo dici, soprattutto la copertura dal rischio di Aldone! È arrivato Aldone? Il rischio... Sì, lo vedo in chat, attenzione, però in Inghilterra molto in area di rigore, nel salto 2, la conclusione è impallata per ancora in Inghilterra, attenzione sulla fascia destra, contro cross a cercare Kane, e poi la difesa danese che riesce anche a venirne fuori. Bray Wyatt, che ormai lo chiamiamo così per comodità. Raga, buongiorno. Ah, non era Aldone, era un'altra persona. Ah, era Gufino Pisellino. Era Gufino Pisellino. Si era presentato con un'altra identità. SMS, sotto mentite spoglie. Esatto. Io ho avuto l'ardore di vedere Gufino. So, fallo qua di... No. No. Assolutamente... Non posso dire quello che penso della situazione perché potrei essere bannato, quindi taccio, però attenzione che attacca l'Inghilterra, però pallone sulla sinistra. L'Inghilterra ha fatto la fiammata all'inizio gara, poi dopo si è calmata e anche parecchio. Adesso però attacca ancora. Anche se la Danimarca si difende con ordine. Walker intanto si sbraccia dall'altra parte. Sì, infatti ci sono anch'io brutti stronzi. Kane, che è stato criticato per tutta la prima fase, attenzione però all'Inghilterra che attacca, però viene fermato. Kane, che è stato criticato per tutta la prima fase, poi dopo tra ottavi e semifinale, ottavi e quarti di finale, ha tirato fuori il repertorio. Assolutamente. Attacca però l'Inghilterra, adesso la Danimarca sta soffrendo in questa fase di partita. Con l'Inghilterra, però non trova sbocchi, quindi deve andare via per via centrale anche il dottor Lorenzo, molto attivo. Sì. Io sto guardando la locandina di sotto mentite spoglie. Ecco. Attenzione. Penso alla conclusione facile. D'aria. Sì, facile la parata di Schmeichel. Sì. No, perché poi la Danimarca si difende anche con ordine, quindi anche devono inventarsi qualcosa gli inglesi per entrare. Intanto entra che è Poulsen. Esattamente, uno che è proprio danese nell'animo. Sì. E il 18 che non so chi sia, francamente. Intanto Christiansen è rimasto a terra per un'infortunio. E siamo ancora fermi, non si gioca più. Scambi di intesa tra i giocatori della panchina. Lorenzo, la serie, tornando all'NBA, come finisce? 4-0 tutti a casa? No, beh, una Milwaukee la vince, però... sento 4-2. Okay, questo Phoenix da quanti anni? Intanto esce Damsgaard ed entra Poulsen. Quindi un voto alla prestazione di Poulsen di Damsgaard. Eh beh, positivo, un voto positivo, perché a parte il gol, comunque è fra quelli del reparto offensivo, anche quello che si è mosso di più, poi non sempre con un ordine cristallino, però prestazione comunque assolutamente positiva. Sì, secondo me sono d'accordo in pieno con Lorenzo. Nel frattempo Damsgaard sta andando in campo, non si capisce chi è il sostituto. Vabbè, lui può uscire, non sei obbligato a uscire dalla linea tanto mediana. Esce anche Christensen probabilmente. Sì, praticamente tu devi uscire dal lato più vicino al punto in cui sei. Tanto è da 3 minuti che siamo qua. Esattamente, non so, fate con comodo, tanto la partita è solo domenica. Il gioco è ripreso intanto. Quei tre sono ancora lì, bellissimo. Quei tre imbecilli sono ancora eravamo, lì. Eravamo tre scemi al bar, diceva. Qualcuno. Sì, esatto, che volevano giocare agli europei, ma nessuno ha chiamato il cambio d'arbitro. Che bello. Ucca. Tanto qua Maguire... Non stava ha fatto facendo proprio un controllo, esatto, però
rimedia comunque la retroguardia inglese. Sì, infatti in questo momento la Danimarca è in 10, così, perché hanno un'organizzazione veramente da sagra paesana. Ecco il pallone che esce. In questo momento vediamo se c'è il cambio. Sì, ma poi Christensen è rientrato, o sbaglio? No. Eccolo qui. Cambio, questo quindi. È Grealish. Cambio nella Danimarca, quindi fuori Strigger Larsen. Un voto a posizione di Strigger. Sì, passo, che non è una birra, ma è un... Ma anche se il nome potrebbe anche sembrarlo. Se mai Vice, quello. Sì, lei non rompa. Vabbè, esce quindi Damsgaard. Esce Damsgaard ed entra Poulsen. E già che ci siamo, ne entra anche un terzo, già che siamo qui, almeno ci portiamo avanti con il lavoro. Eccolo qui, esce Dolberg ed entra Vosgaard. Pensa che Dolberg un paio di anni fa avevo preso Football Manager come un grande fenomeno, e sembrava un grande fenomeno a Football Manager, poi non ha proprio brillato. Ho preso Football Manager 2021 proprio per la Xbox Edition. Non so cosa cambia con la normale, però beh, attenzione Saka, questo... bel movimento, ma si salva la Danimarca. Saka, can you dig it? Proprio lui. Esatto. Ma quindi mi fa la Spinaroni se segna? Beh, immagino che c'è solo un modo per scoprirlo. Vedere farlo segnare. Esatto. Ma anche no. Ecco qui Saka. Beh, che ancora col pallone tra i piedi mette il cross capolungo per tutti. Esce il pallone oltre la linea di porta. Ma cambio anche nell'Inghilterra. Forse Edition di Football Manager si vede il 3D come al PC. Non ero più pallida idea, perché voglio, prima di fare di iniziare la partita, devo andare a prendere tutte le varie modifiche, quindi le zebre devono tornare ad essere Juventus, i loghi e soprattutto la terza, è tornato Pisellino. È tornato Bufino Pisellino, intanto vado a prenderlo. Non possiamo soddisfare la nostra curiosità di Saka, perché entra Grealish. Eccoci, ci siamo. Gufino Pisellino, signore tra noi. Ma qualcuno era entrato, è arrivata un'interferenza prima. Sì, certo. No, ma Nick, la domanda sorge spontanea. Una delle tue fidanzate ha chiesto il controllo VAR. Perché dovrebbe chiedere il controllo VAR? Visto che tu ti autodefinisci Gufino Pisellino, posso capire una, ma l'altra magari, sai, potrebbe avere qualche dubbio, visto che comunque ha poca conoscenza della materia. No. Io non so che cosa, ma cosa fate? Parlate di unicorni quando siete insieme voi due? No. Che cos'è? Non dei? Può darsi. Beh, oddio, non gli diamo idee malsane, perché secondo me l'unicorno tipo Kofi Kingston si potrebbe conciare. Sì. Diamo l'idea soprattutto del Booker di O. No, Nick, per cortesia, non infierire. È già abbastanza duro anche per loro. Punizione Danimarca, intanto. Tanto c'è questo cross, viene anticipato Poulsen, che è proprio danese. Almeno il cognome, ma il resto no. Maguire, che sembra un impiegato... sì, non so se... essere più un impiegato comunale o un insegnante di elementari. Vediamo questo cross. Essere un insegnante di Leningrado a giudicare. Seppur bisogna vedere la quantità di comunisti in Inghilterra. Darsi. Abbiamo Southgate che sta dando indicazioni a Mount. Devi segnare nella porta. Possibilmente con l'avversaria stronzo. Quando sei in campo corri più che puoi. Quello è quello che dicevano Bob Martins.
lui lo faceva però con controllo palla, diciamo. Sì, ma infatti ripeto, per me Martins ha sbagliato sport. Guarda che se fosse stato un quattrocentista sarebbe stato uno tra i più forti al mondo. Pickford fa un altro controllo non propriamente. Sì, diciamo che tra Pickford e Unai Simon ieri sera hanno brillato per delle perle assolutamente idiote. Ne era fuori gioco qua. No, sulla messa laterale non c'è. Ah, ok. Ah, vero, vero, che cazzo dico. Vabbè, ascolta, tu non sei del settore, ci può stare. Quando te lo chiedono in promozione e questo proprio insiste... Aia. Brutta palla persa qua da Danimarca. E poi c'è questo fallo, giustamente. Calcio di punizione e ammonizione. Giusta l'ammonizione. Ai danni del numero 18. È quello che è entrato poco fa. Vas. Vas is dos. Che cosa hai detto? Bell'uomo, assolutamente. Ride. Io riderei meno, soprattutto per la capigliatura da spazzolone che hai, anche quest'altra una bella capigliatura. Questo è il Mojo Vileta direttamente. Da David Beckham de no altri. Questo cos'è, la versione del discount di Beckham? No, chiedo per un amico. È quella che ordini su Wish praticamente. Ah, ecco, questa invece è Sanpei. Sì, quella... Madonna, Gesù bambino. Vedo delle belle cose imbarazzanti. Lo stile British è andato a farsi benedire questa sera, ma già da secoli. Questo è anche vero. Sapeva d'altronde se nei libri di scuola delle elementari l'omino inglese è ancora l'ombrello della bombetta, vedi un po' tu. Esce da una cabina telefonica rossa, prende un taxi nero, attenzione, cross in mezzo, Schmeichel che ha messo il pallone per evitare problemi in calcio d'angolo. Piccola fiammata dell'Inghilterra con Mount che stava per fare il golonzo dell'anno. Sì. Parata intelligente del portiere danese. Già battuto il calcio d'angolo. Grealish. Cross in mezzo, senza neppure rimane lì. E poi la rimarca che si salva. Si è immolato un difensore danese. Che controllo, no, complimenti. Se faceva una cagata erano 2 contro 1. Attenzione, Harry Kane che finisce a terra. Punizione, fallo in attacco. Aia. Fallo in attacco, attenzione. Kane si è fatto male, spiace. Beh, l'arbitro ha un certo coraggio, ecco. Chi è questa? Per Cingetori, cioè chi è? Vediamo Kane. Un po'. Pallone pieno. Sì. Non lo prende. No, il pallone viene preso modo. Prima. Beppe si butta anche in malo modo. No, si è fallo di Kane. No, ah no. Sì, è Kane è fallo. Sì, fallo di Kane. Stanno controllando, controllo possibile rigore? No, non c'è la. No, via. Sui veloci. Mancherebbe altro che danno rigore. Siamo in Inghilterra, non siamo in Argentina. o come disse qualcuno, siamo a Bari o in Corea. Vabbè, o come disse qualcuno, siamo a Bari, non a Bergamo. Era fatto come una meringa. Un saluto a Luca Grignani, il famoso capodanno con Gigi D'Alessio e Grignani. Vabbè, Gigi D'Alessio che l'ha preso a pedate nel culo nel backstage. Ecco, per una volta sono d'accordo con Gigi D'Alessio. Sì, no, era Grignani, era in condizioni pietose. Roba che Jake Roberts in alcuni show era il massimo della lucidità. Ha rischiato un po' la Danimarca in quel. Sì, infatti siamo rimasti un attimo in silenzio. No, perché stava proseguendo bene, poi a un certo punto sembrava potesse succedere il disastro, invece se la sua cavata. Sì. Esatto, lì, sai, da essere un fenomeno ad essere un imbecille il passo è veramente breve. Esatto. Però adesso la Danimarca è un po' stanca, le squadre sono un po' stanche. Anche l'Inghilterra attacca con lucidità non in maniera frequente, va detto. No, infatti siamo nell'ultimo quarto d'ora
Io secondo me vanno in tiri di rigore anche qua, come l'ho azzeccata ieri Casta. Sarebbe un bene, ecco, così andremmo quantomeno con armi pari dal punto di vista della condizione fisica, ecco. Sì, a pari con un giorno in più di riposo. Però loro c'hanno il pubblico da loro, soprattutto se dovesse essere la squadra in bianco. Vogliamo fare un plauso al contrario, ovviamente, agli steward di Wembley che hanno scambiato Bonucci per un invasore? Perché? Vaglielo a chiedere alla tipa che ha pensato che Bonucci fosse un invasore. Beh, gli inglesi sono esperti di sta roba. Anche se il migliore momento di ieri sera rimane Chiellini con Jordi Alba. Chiellini, io non capivo cosa stesse facendo, stava giocando. È un po' di tattica psicologica, ecco. Sì, lo stava pienamente prendendo. Ti sei nascosto, Puccettone, mi sembrava Calboni con Fantozzi. Esatto. Secondo me l'ha pure chiamato Puccettone, secondo me. Infatti, poi a un certo punto Jordi Alba lo guarda e poi dice: cazzo vuoi, perché mi stai menando? Per un certo punto Chiellini è cominciato a prenderlo per la guancia, un po' lo picchia, un grande intervento difensivo della Danimarca, e può andare in contropiede, attenzione alla Danimarca che poi vabbè, Maguire, no, sradica qualsiasi cosa, però la Danimarca ancora l'uomo rimane a terra, però si è esteso e poi viene messo il pallone fuori, rimessa laterale. Christensen ormai si sta distruggendo e non si gioca più. Ogni occasione buona per andare a terra non si gioca più. Mamma mia, che male. Kier, che ormai è diventato il consolatore di tutti. Se non sapete cosa fare, siete depressi, chiama anche tu Simon Kier personale. Assemblo in pratiche uscite in edicola settimanali. Costruisciti da solo il tuo Simon Kier. Simon esattamente da Hobby and Bobbit, giustamente. Sta entrando intanto. No, il problema è che questi qua cazzo hanno dei nomi improponibili, a parte quei 3-4 che giocano in Italia, il resto veramente. Esce Christiansen ed entra Joachim Andersen. Beh, vedi, questo però ormai soprattutto nella zona di Milano è un nome abbastanza diffuso, per altre ragioni, però diffuso. Quando dice te ne devi andare, ciao, passo Andersen, figa, grazie, ciao, tac, e salutiamo che rimane imbruttito, nient'altro è che lo speaker di San Siro del Milan. Esatto. Che meraviglia. Se ci mette magari un tac tra un punto e l'altro sarebbe meraviglioso. Tanto vediamo che c'è un fallo, calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. 11 minuti alla fine e parte il riscione da bar. Adesso arriva Sheamus con bro kick. Ma Sheamus dov'è? Deve combattere settimana prossima contro Umberto Carrillo. Ancora? Sì, per il titolo degli Stati Uniti, l'hanno annunciato. E Casta l'ha presa bene. Andare, attenzione però l'Inghilterra che fa cross in mezzo. Poi c'è questa conclusione dalla distanza, però che è uscito. Poi. A parte di Phillips, che ha i capelli ad ananas, complimenti. Non capisco questo odio di Umberto Carrillo di Casta. No, che è lo stesso match da almeno 4 anni a sta parte, che due coglioni, cioè, voglio dire. Ma sì, ma è match di fine faida. Più che altro l'hai visto così tante volte in un mese o due che... Ma i match di fine faida poi non vanno più contro. Ma anche il Garza, con questa famosa rosa, boh, non si è più capito che cazzo ha fatto. Si diceva che doveva sedurre Nia Jax. Hanno già dimenticato sta storia. Ma Dio ti ringrazio. Meno male, direi. Vabbè, Nia Jax ha avuto già in passato corteggiatori degni di nota. Tra cui, sì, sì. Amore.
Esatto, lui. Quindi ha fatto vedere lo Sbarabaus. No, quello era Lana. Vabbè, Lana ha mangiato lo strudo di The Rock. Fatto meraviglioso. Ma anche Ryan Garcia è una che diciamo che si divertiva parecchio durante i tour. Attenzione però, in Inghilterra ne parliamo dopo di questa meravigliosa donna, comunque va detto, con una voce melodiosa. Attenzione che attacca l'Inghilterra, bello, sfonda. Maglia. Adesso riparte l'Inghilterra, però attenzione, la partita si è un attimino risvegliata. Viene, ecco qua, fallo, calcio di punizione. Chi è Gattuso questo? Ah, credo che sia Delaney. Colin Delaney? Sì, uguale, due gocce d'acqua proprio. Vabbè, ha messo su un po' di muscoli, ha detto le sue preghiere, ha preso le sue vitamine, cioè, Nick, voglio dire. Ma Nick, tipo, anche tu mi hanno detto che ti stai preparando per avere la tua maschera da Mister America? Ma anche no, sinceramente, vorrei evitare di fare... No, perché poi è già tanto solo mette il cross in mezzo con un po' di testa fuori dai pali. No, ma più che altro perché mi hanno detto che Lorenzo è pronto a farti la macchina della verità. Esatto. No, io non sono Logan, io non sono... Mamma mia, ragazzi. E poi Logan che... No, a me comunque piace Logan perché... Secondo me bisognerebbe fare un video sull'ipocrisia di Hogan. Se facciamo un video sull'ipocrisia di Hogan non ne usciamo più. O sulle peggiori storyline che ha coinvolto Vince McMahon. Potrebbe venire entrambe delle belle cose, diciamo. Finiamo domani, se diciamo. Ringraziamo Dio che una non è mai andata in onda. Quella di cui la prima figlia di Stephanie McMahon in realtà aveva avuto con lui. Sì, Vince McMahon ha delle tendenze abbastanza strane, diciamo così. Tutto cambio di gioco qua, ma... Sì, ma anche sbaglia l'Inghilterra, però. Attenzione che attaccano di marca. Stanno compiendo tutti e due le squadre una serie di errori dal punto di vista del controllo. Sì, abbastanza. La palla. Sono anche abbastanza stanchi, si vede che comunque... Hanno speso tanto, a Danimarca gli ha fatto... fare forse quel surplus di fatica che l'Inghilterra non aveva messo in conto, perché comunque questa punizione è arrivata un po' così, questo fulmine, sta perla che ha fulminato Pinkford, ma si vede anche che la squadra è contratta, perché comunque il fatto di giocare la finale in casa comunque ti comporta ad avere dei problemi questo cross. No, non c'è nessuno. Beh, Nick, noi sappiamo qualcosa, no? Della paura che ti attanaglia quando hai la finale in casa. Sì. Nick l'ha presa molto bene. Lasciamo perdere. Antonio Conte, dico. Ma a proposito di Antonio Conte, ma Antonio invece è Donnarumma, ora è ufficiale al Perugia, a Lorenzo. Ammetto che non ho più seguito proseguire la trattativa, vado a verificare un attimino. Però dai, non sarebbe male Antonio Donnarumma e Nicola Reali, praticamente uno che dovrebbe essere in super forma, perché poi non fa un cazzo da 3 anni. Fallo di polso. Lo dà come uomo mercato della regina adesso Antonio Donnarumma. Fantastico. Giocare con Dennis e Hakim Mansur, che bello. Ma glielo lasciamo volentieri. E anche pausa di riflessione rispetto a Menez. Esatto. Ma fu così che andò a giocare per la Salernitana. Che bella squadra. Possiamo dire che tra la Salernitana e lo Spezia, cosa che... Le vedo molto bene io l'anno prossimo. Dai che vediamo Giovinco in Serie A. Chi se lo prende? Venezia. Ah. Attenzione, però l'Inghilterra ne parliamo tra poco. Grande intervento difensivo.
della Danimarca che può ripartire. Beh, non sta soffrendo poi così tanto la Danimarca, Difende anche con molto ordine, cioè non si scompone, non ha avuto mai dei momenti in cui stava crollando. Un paio di occasioni con quell'Inghilterra le ha avute, la grande parata di Schmeichel, però ha sofferto il giusto, chiaro, non sta tirando un calcio in porta neanche a pagarla, però... Vabbè, c'è anche una certa differenza di valori delle squadre, comunque non da sottovalutare, ecco. Questi la portano ai rigori, te lo dico subito. 5 minuti mancano, più recupero eventuale, quindi... No, vabbè, in questo caso eventuale recupero ci sarà, però... Vediamo qua che fa adesso la Danimarca. Vediamo, c'è questo cross in mezzo che viene respinto dalla difesa inglese anche con estrema facilità. È ancora la Danimarca, però attenzione. Comunque l'Inghilterra quando fanno sti fraseggi la Danimarca non è che è attentissima. Attenzione alla Danimarca, riesce a vincere il contrasto. Delaney mette il cross. Fuori. Per calcio d'angolo, signori. Attenzione, sembrava fuori dalla fine, calcio d'angolo per la Danimarca con Delaney che è veramente stanco, suda persino dal posto da Sparviero, esattamente. Ricordatevi che c'è un altro cambio per la Danimarca, quarto cambio in questa partita, no, è il quinto. Quinto, siamo già al quinto. Esce Delaney ed entra Jensen. Ricordiamoci che in caso di supplementare c'è il sesto cambio addizionale. E che poi è tipo il secondo o terzo giocatore della Danimarca che esce per noie fisiche, sì. Per noie fisiche, sì. Diciamoci che una delle punte che ha la Danimarca è Cornelius, che non l'ha buttata dentro col Parma neanche con le mani. Fallo in attacco. Fallo di sto lungagnone che non finisce più. Chi è? Igor dei Ghostbusters, chiaramente lui. Dai, è lui, metti gli occhialini. Vestergaard. Sì, in effetti sì. Cos'è, la mamma, la nonna, la zia? Cos'è la gente? Pensavo alla Nina, la Pinta, la Santa Maria, da come è impostato il discorso. No, ma, soltanto che comunque una praticamente è la versione più giovane dell'altra. Effetto. La mamma, la nonna, la zia. No, lunga. Beh, la Nina, la Pinta, la Santa Maria, ma se vuoi anche grazie a Piffero, cioè voglio dire. Sì, ok, benissimo. Torniamo alla partita adesso. Andiamo avanti con Cufino Pisellino che ormai è entrato nel nostro cuore. Meno male che è entrato nel cuore, meno male che non entra da altre parti. Se non gufavo la Spagna non passavamo. Ecco, tu sai che sarai segregato nel locale caldaia come Mankind, tu lo sai? O come Paul Bearer quando fece uno stagio a Edge, Paul Bearer. Sì, esattamente. Oppure ti possiamo mettere in una teca e farti fare una brutta fine di Paul Bearer, no. Di American Mesh, solamente che invece del cemento sarà il guano. Ah, che schifo. Attenzione però l'Inghilterra, pallone in mezzo che rimane lì, attenzione Mout, vediamo Mout con il pallone, viene contrastato anche efficacemente dalla difesa danese. 30 secondi alla fine, Harry Kane, Mout allarga sulla sinistra e l'Inghilterra ha perso il tempo. Poi c'è questo, ma è il giocatore della Atalanta, mette il pallone fuori. Signori, fate una pinta che c'è una ricrescita d'antologia. Fischia, c'ha 6 metri di ricrescita. Come giustamente io e Casta sappiamo, 6 minuti di recupero. 6 minuti, madonna. Cazzo. Vabbè, oddio. Vabbè, perché cioè, sì, quei 3 minuti in cui c'era a terra Christensen. Non mi ricordo chi, sì. Christensen. Attenzione però l'Inghilterra, prova forse in finale, attenzione Kane si aggira per l'area di rigore, Kane perde il tempo e viene fermato. Prova insufficiente fino a qui di Harry Kane, non so se siete d'accordo. Sì, sono d'accordo. Adesso sì.
è uno che esce pochi palloni e che golden goal che ancora vabbè, quello sì, in questo caso sì. Sì. Bisogna di un massaggiatore. Non c'è più il medico del Chelsea in zona, cazzo, quello era, come si dice in questi casi, come diceva Andrea Margheritoni in un mitico film, The Big Passeron. Esatto. Che bei film che faceva vedere Rete 4 l'estate in seconda serata. Ma anche Italia 1 la domenica. Ma adesso non mi fanno più gli scuole di polizia, serie che hanno iniziato a giugno quest'anno. Ma li mettono le 2:15, porca miseria, perché ogni anno me li vedevo tutti. Soprattutto i primi due si va all'Ostrica Blu. Esatto. Con El Bimbo, la canzone El Bimbo. Fatica intanto l'Inghilterra. Sì, sì, beh, la Danimarca. Lo spazio. La Danimarca non sta applicando il metodo svizzera, perché comunque non ha bisogno di mettere il pullman davanti alla porta. Semplicemente l'Inghilterra non calcia. Attenzione, però adesso magari mi smentisce l'Inghilterra. C'è questo cross abbastanza sbilenco. La difesa danese che si difende con ordine. Attenzione a Poulsen, che prova ad andare via con una cazzata vicina e finisce a terra Kane. Calcio di punizione. Vabbè. Già qua Poulsen ha sprecato un altro... sì, vabbè. Cosa fa? Vabbè, quanti metri è andato avanti? Sì, infatti l'arbitro subito è richiamato all'ordine. Riparte il gioco. Attenzione però, l'Inghilterra c'è questo cross in mezzo, il pallone che danza pericolosamente in area di rigore. E poi Maeve, l'esterno sinistro dell'Atalanta che gioca lì dietro per Schmeichel, bordata di fischi per lui. Possiamo dire che poi, vabbè, Piccinini e bordata di fischi per lui, ce lo vedremo da solo. Attenzione. Attenzione per vince un contrasto. Attenzione. Attenzione all'Inghilterra, conclusione alta. Altissima, altissima di vista. Sì, esatto. Sì, beh, a Dazon l'anno prossimo ci sarà comunque... Non c'è diretta alle 8, purtroppo per noi. Ma vattene a piantare il culo! Quando ci vo? A casa mia. Cioè io sapevo che doveva arrivare Giorgia Rossi, poi altro... Esatto, arriva lei. Sì. No, diventa lì, non si sa. Vabbè, ascolta, quella è impegnata con il turco. Questa chi è? La cugina del sindaco di Londra. Questa invece è Heidi. Salve. Questo è il nuovo meme del quadriamo sta gente. Prova su un pannolino in testa quello lì. Questo ha perso il gatto. Non lo so. Mamma mia, che brutta gente che c'è. dei brutti ceffi, come si dice in questi casi. Attenzione a Kane che prova via in velocità. Kane viene messo a terra, fallo, calcio di punizione. L'ha presa molto bene Vestergaard, l'ha presa bene. Vestergaard era un altro giocatore che era un grande portiere che poi ha finito la carriera anche a Monza, se non sbaglio. Giocava nel Liverpool questo qui, il Monza che si è preso Stroppa come allenatore, tra l'altro grandissimo allenatore. Chi è quello? Per la Serie B magari sì. Questa era l'insofferenza che si era vista in TV. Se vista in TV ha cominciato a godere come una pazza. Il potere della TV. Esattamente, anche questo che ride sotto il baffo. Attenzione, colpo di testa! Grande parata di Schmeichel. Vabbè, ma l'unico che ha sofferto veramente è quel tifoso svizzero che ha detto sì, va bene, mi avete riconosciuto, però adesso dimenticatevi di me. Te piacerebbe, Ciccio. Tu ormai sei diventato un meme a vita. Fuori la palla, forse. Per qualsiasi cazzata ormai tu sarai un meme definitivo. Complimenti anche comunque al regista che ha trovato sta roba, perché... un uomo meraviglioso. Sta per finire. I tempi regolamentari ci aspettano anche questa sera, i tempi supplementari. Che bello. Sei contento? Vabbè, ma oggi li guardo con più tranquillità, visto che non siamo coinvolti. Sì, diciamo che li stavo guardando un po' con lo stesso interesse che mi guardi 3 ore di Raw. Esatto. Di media qualità. E le battaglie tra Sampere.
Che meraviglia. A mio padre non ho capito come, perché D-Max ha intervistato Rhea Ripley e la cosa l'hanno fatta parlare in italiano. Attenzione che però attacca l'Inghilterra, ha fermato Sterling che reclama qualcosa, probabilmente la sua dignità. Ma cos'è sta roba? Probabilmente la sua dignità. Bella ciabattone. Senza troppi complimenti. Alla viva il parroco, scadono in questo momento i 6 minuti di recupero, si farà battere. Ischia Sant'Uomo. Questa rimessa laterale. Ah, deve battere per forza. Se lo vogliamo. No, ma fai con calma, amico mio. Non sono solo passati 20 secondi dalla fine. Ma fischia, cazzo, cavolo, è finita. Io ho già fatto. Ma prima deve segnare l'Inghilterra, vedi adesso. Esattamente. Attenzione, quindi l'Inghilterra. No, dobbiamo e ancora? Su questo cross in mezzo a torre. No, niente, dobbiamo andare avanti, no? Dobbiamo far fargli fare gol. Un altro minuto ancora. Sì, mille. Attenzione, cross in mezzo, spinta ancora dalla difesa della Danimarca, però ancora l'Inghilterra che ha portato il cross, fuori che viene respinto. Dai, cavolo. E finisce la partita. 1-1. Secondo tempo abbastanza noioso. Sì, decisamente. Sì, il primo era stato meglio. Mamma mia, Kane come ha tirato male. Sì, ma anche Kier, che cosa ha rischiato? Kier è un pazzo omicida. E niente, di nuovo supplementari. Vediamo Southgate, intanto pubblicità e noi fermiamo un attimo l'audio. E chi se ne frega? Io mi assento un attimino. Vada. Mi assento pure io. Giustamente, pisellino bufino. Si assenta e noi casta. Che partita è stata fino a questo momento? Ma allora, primo tempo in cui c'erano stati due gol a rendere quantomeno interessante un primo tempo dove non era successo niente di che. Secondo tempo mi sono letteralmente addormentato. L'Inghilterra ha provato ad attaccare, ma proprio in maniera raffazzonata, senza un'idea di gioco, ecco. Sì, esattamente, una partita abbastanza noiosa. Questo secondo tempo decisamente noioso. Ma la Danimarca che comunque non ha sofferto tanto. Sì, anzi, ha tenuto abbastanza tesa la squadra allenata da Southgate. Sono andati vicino ai gol, poi vabbè, Michael sta facendo un partitone, perché nel secondo tempo ha fatto paratone su paratone. Interessante, assolutamente sì. Bello cartello, com'è bello tira gire da Trieste in giù. Esatto. Esattamente. Per ricordare sempre la mitica Raffaella Carracchi, ci ha lasciato 2 giorni fa. Esattamente. E oggi gli hanno dedicato alcuni cortei al Teatro delle Vittorie, gli altri subiranno. Beh sì, hanno fatto fare il giro della la salma, ha fatto il giro di tutti i luoghi dove lei praticamente si esibiva. Ancora pubblicità nel mentre. Ah, che mi fa male il collo. Certo che l'aria è condizionata con il caldo è micidiale per la muscolatura. Decisamente. Soprattutto la mia che è abbastanza sofferente. Vabbè, anche a me mi ha fatto un po' il colpo d'aria, diciamo, leggero. Piccolo problema al collo, ecco. No, io trasparo i muscoli della schiena abbastanza dolorosi. Comunque, vabbè, questo ci ha fruttato comunque il like della mia fisioterapista. Esatto. Che salutiamo. E salutiamo con affetto. Sì, soprattutto io dichiaro apertamente il mio amore per le sue mani. Vabbè. Che mi hanno rimesso a posto la schiena e le spalle in un amen, praticamente. D'altronde non sarebbe fisioterapista se non avesse delle mani di vino. Sì, no, è proprio d'oro, cioè le mani. Il resto non ci importa. Gertz, salve. Inquadrata una discreta cerchia di avvenenti signorine. C'è anche Page? Probabile nel frattempo da fare da contrastare. Io faccio
Sì, sì, no, ma stavo guardando. Beh, complimenti agli sudditi di Sua Maestà. Sì. È inquadrato poi questo ubriaco dove abbiamo preso. Che brutta roba. Famoso personaggio dell'ecosistema inglese. Ma l'hanno pescato dai peggiori pub di Londra. Perché punto comunque... con un cartellone ero quello, abbastanza inquietante. Questo invece prega. Anche questa con una capigliatura abbastanza inquietante. Tutto è pronto per questo primo tempo supplementare. Altri 30 minuti per decidere chi domenica sera, proprio qui a Wembley, ci affronterà, ci contenderà il trofeo di campioni d'Europa. L'Inghilterra, questa è da... Ho capito chi è Quagmire. Esatto. Ha fatto il movimento di collo da Quagmire. È Quagmire. Bellissima quella canzone. È Quagmire. Una fissazione. È Glenn Quagmire, abbiamo capito che. Esatto. Che meraviglia. Tutto. Quadrati i protagonisti di questa gara. Ari, eccoci qua. Tanto abbiamo capito Maguire a chi assomiglia. Come? Abbiamo capito Maguire a chi assomiglia. Tanto inizia il primo tempo supplementare. A chi Quagmire assomiglia? Maguire a Quagmire ha fatto lo stesso movimento. Ah, oddio, sì. Maguire a Quagmire, sì. Sembra un gioco di... Sì, è lui. Perché ha fatto il movimento di Non l'ho visto il movimento di collo. L'ha fatto uguale, infatti a casa siamo rimasti un attimo così. Detto, ecco chi assomiglia, è Quagmire. Che bei momenti. Chi altro se non Quagmire? Quagmire. Che bello quella canzone. Cioè, che sta succedendo? Vediamo che l'arbitro è stato richiamato probabilmente al VAR. Ho richiamato al quarto uomo, attenzione che c'è qualcosa che non va, c'è qualche problema, vediamo un po'. Ha parlato con il quarto ufficiale, poi sta parlando con il legato UEFA, ecco, sì, infatti si vede dalla distinta. Probabilmente si lamentano per i laser. Ah, ecco. Perché il difensore della Danimarca ha parlato con l'arbitro, l'arbitro è tornato dal quarto ufficiale, e il quarto ufficiale ha parlato con il delegato UEFA, ha fatto un segno così, cioè, probabilmente prima di laser. Comunque, secondo minuto di questo primo tempo supplementare, sempre 1-1 il risultato tra Danimarca e Inghilterra. Lorenzo, che dire, un secondo tempo abbastanza noioso. Sì, il primo era stato decisamente più gradevole. Il secondo, a parte l'azione lì di Maguire, che poi l'azione era calcio piazzato, colpo di testa di Maguire parato egregiamente da Schmeichel, io non mi ricordo altro. Molti errori da entrambe le parti. Chi cavolo è questo? Fonten. Madonna, ah già, anche lui c'ha i capelli platinati. Sì, Sciacca, che la moglie, bellissimo video che aveva fatto su Instagram, bella topona anche lei, ha guardato, ha fatto l'espressione per dire ma che cazzo hai fatto, imbecille? Non la biasi, insomma. Ma anche perché lei è una morettona con i capelli lunghi fin qui, cioè una roba. Comunque, prego. No... tanto qua sento un ritorno strano. No, niente, è Gufino Pisellino che è tornato. C'è poco da dire. Sì, non... Sono tornato da me. Secondo tempo bruttino, vediamo ora chi reggerà meglio la pressione. Non ti addormentare, Lorenzo. Non ti addormentare. No, Nick, non mi addormento. Tu sei collegato dal portatile, Nick? No, attenzione per l'Inghilterra. Che azione, grande respinta di Schmeichel, grande intervento di questo. No, perché probabilmente giochi con il jack, quindi fa, c'è un ritorno. Ah sì, sorry, sorry. No, vabbè, ma ora non si sente. No, perché prima magari ha toccato il jack. Ah, ok. Adesso si sente.
No, bene. Attenzione, ancora l'Inghilterra che attacca Sterling e pallone indietro, viene respinto poi dalla difesa danese, poi c'è un uomo a terra, richiamano quindi la difesa dell'arbitro. Eh sì, e ora si risente il genere. Misha a terra, un difensore danese che ha preso un discreto colpo in faccia. Vediamo. Aia! Una discreta manina di Sterling in faccia al difensore danese. Come si dice dalle mie parti, uno schiaffo. Sì. Una bella, sì, una bella sciarpa. Vediamo l'azione. Qui con Kane che ha calciato verso la porta, grande intervento di Schmeichel che a mano aperta ha salvato il risultato. Ma buonasera signorina. Come on, come on. Complimenti. Chi è questa signorina? Ma anche quell'altra di fianco, complimenti. Esce intanto Declan Rice ed entra Henderson. Ma in realtà cos'è? Il terzo cambio, il quarto? Quarto, perché c'è anche Foden. Per al posto di Mount, vabbè, era uscito Saka per Grealish e poi non mi ricordo il quarto cambio. Sono entrati questi due fenomeni, sono entrati. No, è il terzo cambio. Infatti... Ah, ok. Allora quindi ne hanno tre di cambi, quindi sì. Chiamalo scemo Southgate. Non so se ne hanno diritto, perché il sesto cambio addizionale teoricamente ce l'hai se hai completato tutte le sostituzioni nei 90 minuti. Ma lì bisognerebbe andare a vedere, perché non sono sicuro. L'idea per la Danimarca, Danimarca eventualmente allora ce l'ha. Non è così. Attenzione, al pallone di terra può andare Quagmire, anzi no, Maguire. Grealish sulla sinistra. Grande intervento difensivo, però attenzione ancora in Inghilterra che vince il contrasto. Però la difesa danese si è chiusa. Foden che tocca il suo primo pallone. Grealish. Chiuso da tre giocatori danesi addirittura. Danimarca non raddoppia, triplica. La fascia destra è sempre meno affollata rispetto a quell'altra. Dove di solito ci dovrebbe essere Federico Chiesa. Attenzione però l'Inghilterra finisce a terra, però attenzione Sterling, per il pallone ancora buono, colpo di testa, viene allontanato il pallone, però ancora l'Inghilterra, c'è questo cross, calcio d'angolo per la squadra inglese di Sterling. No, assolutamente no, è finito contro un muro. Quel muro si chiamava Vertonghen. A parte che poi era fuori area comunque. Sì. Però è finito contro un muro, d'altronde. Chi di colpisce di mano perisce, giustamente. Foden batte questo corner per Inghilterra, parabola ad uscire, colpo di testa. Killer cosa ha fatto sulla linea di porta? Attenzione all'Inghilterra, conclusione Schmeichel con i pugni, ma ancora Inghilterra adesso che spinge la squadra inglese, attacco di Foden, ancora Grealish in area di rigore, ne ha tre contro, attenzione alla conclusione, vabbè però loro se la cercano, alto pallone che è finito sul Big Ben da parte di Sterling. Comunque vabbè, abbiamo già parlato prima. Ma vatte la pianta il culo! E quando ce l'ho, ce l'ho! Ma ti dirò, per lo stile di gioco, lo ripeto, meglio l'Inghilterra, noi contro il mondo, perché la paura della Danimarca, a parte il fatto che ci farebbero penare le pene dell'inferno, peggio che l'Austria, il problema è un altro, vuol dire che noi arriviamo lì con il complesso di dire, vabbè, questi li battiamo quando vogliamo.
Beh, oddio, abbiamo avuto un girone comunque abbastanza facile e più o meno erano sul livello della Danimarca, soprattutto la Svizzera, cioè voglio dire, perché le altre due, il Galles è stato preso a calci nel culo agli ottavi e la Turchia a pallate nel girone. Esattamente. Sì, sarebbe un inedito la nostra quarta finale, quindi vedremo. Per ora è un bilancio abbastanza negativo, perché abbiamo una vittoria e due sconfitte. Lasciamo stare. Una che grida ancora vendetta. Perché chi di Golden Goal colpisce, di Golden Goal perisce, perché comunque noi fummo i primi a usufruirne e furono forse gli ultimi a perirci, perché la Grecia vinse con il Silver Goal. Certo che sono nel cazzo. Beh, era più che altro per evitare i tiri di rigore, ma secondo me... Beh, queste tipologie di partite, tanto mica ti chiama. Qui. Eccoci, ci siamo. Più che altro... Sì, sì. Più che altro credo che l'idea fosse quella di, tra virgolette, non far fare troppa melina da parte di una o tutte e due le squadre che per aspettare a posta i rigori. Cosa però chiaro che poi... Ecco, è chiaro che poi anche l'idea di scoprirsi, sì, no, non è rallettante. Di cosa c'è Miriana? Che continua a dire lei. E... Ah, sì, c'è chi è... rispondessimo alla domanda di Giovanni. Va bene, stiamo a e due. Aia. Ma stocco contro il microfono. Avreste no, contro la cuffia direttamente. No, beh, stavamo rispondendo comunque. Io preferisco l'Inghilterra, ma assolutamente. Foden, vediamo questo cross in mezzo, viene respinto da Kier. Assolutamente l'Inghilterra. Perché ripeto, la Danimarca. Il rischio che questi qua, vabbè. Questi giocano forse con la testa ancora più sgombra della nostra. Quindi è un po' un problema. Sì, sono abbastanza d'accordo con Alan. Anche perché il rischio di sottovalutare l'avversario è alto, soprattutto. Beh, oddio, non abbiamo, ripeto, hanno un girone comunque molto facile. Sì. Rispetto al gruppo F, che era quello della morte. Sì, sono salvati tutte e tre le favorite, ma ragazzi, l'Ungheria ha venduto carissima la pelle. Sì, beh, momenti eliminiamo la Germania, momenti. Sì, sì, era anche riuscita addirittura a riportarsi in vantaggio. Ma meritava almeno di andare agli ottavi l'Ungheria, almeno gli ottavi me li meritava. Sì, beh, assolutamente, nel girone del Belgio rischiamo anche la Finlandia. Attenzione però, finisce Ter Stegen, calcio di rigore. Sapevo, il solito rigorino per far... Calcio di rigore. Eh sì, è già la terza, quarta volta che lo fa. Non ha nessun dubbio. Vediamo. Qui niente. Si butta. Vediamo meglio. Lo voglio rivedere qua. Qua sembra più rigore. Dubbioso. Generoso, lui non è che fa molto per resistere. Oddio. Diciamo che è molto generoso. Aspetta, fermarmi. Tanto stanno controllando, se l'hai in check, attenzione. Vediamo un po'. Fammi un bel così. Hop, hop, hop. E non ho col ditino. Capito il pallone in mano. Che intenzione da prendere? Confermato. Vale. Vale. Vuoi non confermare a Wembley? Ma vediamo. Sì, la regia comunque è pessima, perché comunque non ci ha fatto vedere la decisione, però comunque vabbè, confermato.
Kane contro Schmeichel, Kane in ombra ma sul destro il pallone probabilmente della qualificazione, anche se poi ci sarà tutto il secondo tempo. Mamma mia che è sta gente. Chi è questo? Kane contro Schmeichel, si conoscono molto bene. Parte Kane, la parata, la parata! No! Rete di Kane. Dire... Che culo. Che culo dell'Inghilterra, l'Inghilterra che passa in vantaggio al 104esimo minuto, cambia ancora il parziale. Inghilterra 2 del Napoli. Gol, 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 peccato. Peccato sì. Kane però... Ma vate la pianta il culo! Avete vinto ancora nulla. Quando ce l'ho, ce l'ho! Tanzi, perché, madonna mia, c'è della gente che... culi che vengono toccati, che brutte cose. Vediamo Kane con Schmeichel che intuisce, però poi... sulla ribattuta. Il 9 dell'Inghilterra, cazzo, gli è sfuggito perché ce l'aveva in mano. Ha cercato di bloccarla. Sì. Guarda, Schmeichel ha cercato di bloccarla e poi, vabbè, è uscita dalle mani. E Kane ancora, poi gliela prende ancora. Inquadrato, un uomo molto elegante. E poi Johnson che esulta, manco avesse segnato lui. 2-1. No, la nostra esultanza, non ci imitate. Popopo. Non è popopo. Comunque adesso vediamo se nel secondo tempo supplementare ci può scappare la sorpresa della Danimarca. Sarà costretta a essere più attiva, mettiamola così. Sì, diciamo che potremmo divertirci di più. Intanto ha fatto il sesto cambio alla fine no. Danimarca. È entrato tale Jonas Wind. Ah sì? Che nessuno l'ha visto? No, tieni presente che però queste partite qua, quindi ragazzi, prepariamoci per l'anno prossimo, lo vedremo probabilmente spesso nei turni a eliminazione diretta delle coppe europee, perché comunque è stata abolita la regola dei gol in trasferta. Quindi ci saremmo goduti la Juventus contro il Porto ai supplementari. Attenzione che per la parte dell'Inghilterra 4 contro 4. Ma scusate, quanto ha fischiato di recupero? Non ha dato nessun minuto di recupero. Tanto c'è la pubblicità del campionato europeo 2022 femminile, dove avremo le nostre ragazze che si faranno valere sicuramente. E di oggi intanto l'annuncio di Roberta Aprile alla Juventus Women. Gran bella figa. Non me l'aspettavo. Un bel... che poi comunque è stata molto intelligente la ragazza, perché si è presentata chiaramente già vestita di bianco nero con... ma chi è questo? Per questo sotto Schmeichel fa: salve signorina, voglio andare sotto, porco boia. Attenzione. Domenica che guerriglia urbana sarà. Sì, domenica sarà di tutto. Questi sai che se riusciamo a bastonare praticamente non ne usciamo da qui. Sai che vedo già una bella... un bel verbal debate tra Insigne e Maguire. Porco boia. Non vedo l'ora. Uno così pacato, così tranquillo. Guarda, mancava solamente a questo trittico anche Glick, e poi dopo abbiamo fatto Bido. No, ma Insigne che andrà a rompere i coglioni sicuramente. Tutto, anche Immobile comunque, beh, chiaramente Maguire prende Immobile e quindi tranquillo, non fare tanta fatica. E fu così che poi la giocata, io ve l'ho detto ragazzi, infatti, che per Nardeschi ci fa vincere l'europeo. Ma magari, cioè io esulto, guarda, per me può pure segnare la tribuna Raspadori, sinceramente sarei giunto. No, che è successo? Rimessa e finisce il primo tempo. Rivediamo il VAR. Ha pulito stancata. Vediamo un po'. Ma generoso. Ma
generoso come la botta di culo che ha avuto qua Kane. Peccato, non è successo niente. Vabbè, c'è ancora 15 minuti. Ci vuole un altro episodio. Batman, che intanto quello si è coperto. E la mano. E intanto, vabbè, vediamo l'esultanza di Harry Kane. Fino a questo momento inesistente, però comunque ha realizzato il rigore che gli ha, ha portato in vantaggio l'Inghilterra. Ultimi 15 minuti di partita. E poi scopriremo chi ci affronterà qui a Wembley. Ma il Parkinson, il cameraman? Mamma mia, quanta bella gente. Quello che è Franchino, un altro che si spoglia. Ale! È ancora vivo Franchino? Mette ancora i dischi? Può darsi. Oh mamma mia, chi è questa? Che cipollone d'antologia che c'ha questa. Per... complimenti per Rossignol, signora. Questa chi è? Madre e figlio? Oddio, chi sono? È madre e figlio, palesemente. Praticamente è un bambino molto... Cosa c'ha in mano? Il ritratto della felicità. Come se gli avessero detto appena in quel momento che Babbo Natale non esiste, Babbo Natale è un melma, come cantava la canzone. Immaginatevi un europeo vinto da una squadra che è fuori dall'Unione Europea. Esatto, quindi non potrebbero partecipare. Esatto. Quindi interrogazione parlamentare immediata con l'intervento della von der Leyen. Esatto. Che ci vuole 4 bene. 4-4-1. Sbaglianzeranno ovviamente. Beh, abbiamo qualche bella immagine, poi vediamo della gente molto... faccia del Covid, della gente molto molto brutta. Ragazzi, dovete farlo per Eriksen, deve venire allo stadio per la finale a ringraziare anche i medici che l'hanno salvato. Dai, forza ragazzi, dai. Poi vi fate asfaltare da lui. Guardate sto bell'uomo, per cortesia. Tanto sa prendere Trippier, giocatore del Tottenham. No, Atletico. Ah, sì, Atletico Tottenham, era Tottenham, poi è arrivato ad Atletico quest'anno. Esatto. È uno che ha giocato molto spesso a Wembley, visto che Tottenham aveva il suo stadio in ricostruzione. Grealish fuori. Eh beh, ha segnato e ora un giocatore offensivo. Sì. Ma secondo me è scelta tecnica, tra virgolette, nel senso... un giocatore offensivo o meno per coprirsi, presumo. Non mi sembra che sia rotto, diciamo. Beh, magari, io che ne so. Oh, lo so, ma poi magari... sì, davvero, c'ha... E si parte, secondo tempo supplementare, l'Inghilterra in vantaggio. 2-1. Rete di Harry Kane, Nick, ti picchio. No, non sono io, è Lorenzo. Ah, sì, mi ero spostato. Mi ero spostato un pochino, scusa. Foden che viene fermato, rimessa laterale. In favore però dell'Inghilterra. Ci vuole un episodio, ci vuole un episodio. Dell'episodio è arrivato. Ma ce ne vuole un altro per la Danimarca. E la Danimarca dopo il gol, dopo che ha rischiato di fare il 2-0, non ha più fatto un cazzo, eh. Soltanto di squadra che ormai sa già come andrà a finire sta partita. Beh, Ciccio, come si dice in questi casi, il culo finisce prima o poi. Cioè, questi si sono salvati per culo nel girone. È già tanto che in semifinale, che è un successone. 29 anni dopo, il 92, quando vinse. E lì proprio fu l'apoteosi della certificazione che Dio esiste e che comunque ha un culo smisurato. Cosa chiedono qua intanto? Che è successo? Sarà vogliato. Prometto un invasore?
probabile, perché se stanno inquadrando gli allenatori vuol dire che è entrato qualcuno. È entrato Bonucci per protesta. Sicuramente è stato così, perché comunque sono ripartiti. Attenzione col portiere. Attenzione a Pinford che con Tove rilancia lungo. Anche se mamma mia, mamma mia. Sì, tra lui e Unai Simon non so chi è peggio. Una cosa che il problema cazzo Schmeichel ha avuto bloccarlo. Se non ce l'avesse respinto e basta. Sì. Comunque, vediamo però la Danimarca. Attenzione il pallone lungo. No, per Andersen. Salve signorine. L'unica con la mascherina in tutto lo stadio, ma quella di sopra con il caramello era molto interessante. Pronto, non arriva un cambio per la Danimarca. Sì, no, è no, che la Danimarca non ha più cambi. La Danimarca protesta perché Pinford ci sta mettendo un quarto d'ora. Non si gioca più, vergogna. Non si gioca più. Forse è suma danese qua. Esatto. Sono saliti tutti insieme, sembra di vedere i primi FIFA. Quando schiacciavi il tasto per il rinvio si muovevano tutti. Che cose meravigliose. Attenzione che prova da rimarca manovra adesso, vediamo se questo secondo tempo sarà più divertente. Stavano per fare una frittata nel frattempo, però fortunatamente sono riusciti a sbrogliare Bondola dalla matassa. Però ancora la Danimarca che può avanzare. Poulsen cambia il gioco, sbaglia però il filtrante, ma ancora la Danimarca che riesce a mantenere il possesso del pallone. Kier, e però non hanno convocato secondo me la punta, delle la miglior punta che potevano prendere. A noi ci hanno preferito Cornelius. Secondo me con Hugo avevo fatto qualcosa di buono. Eccoci qua, 10 minuti alla fine della partita, 2-1 per l'Inghilterra. Molto noioso, va detto, nonostante fosse una semifinale, ben chiaro. Chi sbaglia veramente paga. E purtroppo la Danimarca un po' ha sbagliato, anche se il rigore è stato molto generoso. E altro errore di Pinford che cade ancora con il proverbiale sacco di merda. Lo vedo molto in difficoltà. E questa capigliatura sembra Boris Johnson. Però... scommesso il 2-2. Può darsi. Attenzione qua la Danimarca. Paulsen poteva anche cacciare, invece preferisce il cross. Sbaglia però la difesa inglese. Nella... sì, ma non c'è nessuno. Nell'uscita. Ha tirato via le punte. Questi devono andare a rigore, te lo dico io. Ma deve segnare la Danimarca. No, volevano andare a rigore. Ora devono darsi da fa. Vediamo la Danimarca che riesce a rimettere il pallone in gioco. Cambia lato. Per Poulsen, che prova la torre, anche se non perfetta, per il lancio lungo, la difesa inglese, direttamente in touche. Vai, le due palloni in campo. Vabbè. Tess. Molto poco British. La canzone Viva, Viva l'Inghilterra è quanto mai... non usabile. Rewyatt fermato, prova a recuperare Kier. Amici miei, se non calciate in porta, attenzione, questo vogliono provare a fare il portiere. Quando si tratta di far passaggio all'ultimo uomo, niente, non gliela fanno. Eh no, l'ultimo passaggio della Danimarca è molto difficoltoso. Sì, ma dopo il pareggio dell'Inghilterra hanno finite.
Che qua siamo fatto il secondo tempo con freno a mano tirato, Funziona la Danimarca ancora. Tutto passaggio. Oh, per carità, si è difesa bene per buona parte della partita, ma in effetti. Ancora la Danimarca che prova ad avanzare, poi gli sradica nel pallone e può ripartire. Sterling ci mette quel quarto d'ora a controllare il pallone. Ne salta uno, però ne salta due. Attenzione, però l'Inghilterra potrebbe dare colpo finale. Kane va sul sinistro, mette, prova il cross, viene ribattuto da Kier e poi Kane deve uscire dall'area di rigore. Poteva entrare sul destro, Sì. Chi è quest'uomo che si sbaccia per avere il pallone? Sì. Bello il passaggio, attenzione all'Inghilterra che può avanzare, ma questo vuole portare fino alla bandierina. Non infierisce. No, più che altro hanno paura di perdere il pallone e che questi li puliscano in contropiede. Attenzione però ancora all'Inghilterra, con questo cross basso giocare Foden, però ancora Inghilterra, attenzione Bisce a terra. Adesso mi danno questo rigore. È un altro rigore? Vai. Anderson. No, qua. C'è un solo uomo, povero Cristo. Sì, beh. Isolato un po' come la sua nazione. Attenzione che l'Inghilterra sta per fare la frittata anche loro in difesa. 7 minuti per le speranze danesi. E anche per quelli inglesi, anche soprattutto quelli inglesi, sì, di mantenere il risultato. Però attenzione alla Danimarca, bella azione, brevata conclusione. Mamma mia, mamma. Dai. Sta Danimarca vicino al gol, mi sa che è stato Pinford a... sì, io ho visto la deviazione, quindi vediamo il tiro. Sì, anche di un giocatore inglese, forse andava fuori, però intanto per sicurezza inquadrata Heidi. Il tiro non era in effetti, cioè tenuto conto come era marcato non era venuto nemmeno male. Sì, assolutamente. Calcio d'angolo per la Danimarca, il primo in questo secondo tempo supplementare. Vas mette il cross, colpo di testa prova ad uscire dalla difesa inglese. Stanno cercando di fare una di quelle minchiate micidiali. Fischi per Schmeichel. Dai, pure via. Lungo. Ancora la Danimarca che attacca, cambia lato. Maele cambia gioco. Ancora la Danimarca. Beh, chiaramente adesso l'Inghilterra mette pure Big Ben a difesa dalla porta. Mettono direttamente la regina che è mortale. Sì, beh. È come la barda spaziale. Lancio lungo perché mi sembra fuori gioco. Mano. Vabbè. No, non era mano questo. Cioè. Sì, infatti è mano. Ah, ecco. Però ha rischiato, Sì, mani. Cavolo. Non l'ha manco ammonito, cioè. Ma no, vabbè, ma è un fallo di mano, non è soggetto ad ammonizione, non interrompe niente. No, che lì per lì mi sembrava abbastanza. Attenzione, colpo di testa, chi era in attacco anche lui? Calcio d'angolo. Ah, Maguire, eccolo qua. La parabola sarà prova ad uscire. Danimarca. Questo è un uomo schifato. Che bell'uomo inquadrato. Esatto, molto bello. Sì. Parte il pallone al centro dell'area. Ancora la difesa inglese che mette fuori, è Sterling che può partire in velocità. Attenzione all'Inghilterra, Sterling ancora in velocità. Viene però fermato. Beh, a differenza di Dani Olmo, Sterling va meno veloce. Bello l'azione. Ma Eve ne salta tre addirittura, poi sì, qua si è ricordato che non è Roberto Carlos.
o Spinazzola o Jonathan. Sì. Attenzione, che bella azione però dell'Inghilterra, un po' scoperta la Danimarca. Tripper ormai non prova neanche il cross, attende l'arrivo di un compagno per evitare di perdere un sanguinoso pallone a 3 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, 2-1 per l'Inghilterra. Sentiamo gli olè del pubblico addirittura. Attacca quello dell'Inghilterra. Mi sa che la Danimarca non ha più la forza per poter attaccare, ma l'Inghilterra mantiene il possesso del pallone. Bello passaggio di dai e vai, attenzione. Sterling ancora in area di rigore. Sterling. Io ho paura con Emerson Palmieri. Beh, Nick, dai, ci hai azzeccato. Italia Inghilterra ha perso. Se finisce come ha perso, molto bene. E per chi non sa di cosa stiamo parlando, si va a ricercare una delle nostre dirette su YouTube. Iscrivetevi al canale The Click su YouTube e vedete la cavalcata di Nick con la nostra nazionale ha perso 2020. Sì, e poi vedete il risultato, non dico nulla. Esatto, bravo, Bufino Pisellino, bravo. Tanto l'Inghilterra ha già vinto l'Europeo. Gesù Cristo. It's coming on, ormai mi sembra. Giusto, it's coming on, esattamente. It's coming on, it's coming on, my future. No, non è quello. Non era neanche una team di WrestleMania coming on. No, I'm coming on. No, quella che hanno cantato loro. È del 96. It's coming on. Sta storia qua. Ultimo minuto di partita, intanto mentre noi siamo qua a cazzeggiare e ci stiamo preparando per Sanremo. Potremmo essere i nuovi Måneskin. Guardata la coppia più bella del mondo, lei che si sveglia. Mamma mia, chi è questo? Un nuovo distrutto. Chi è Jorginho? Quello è Rick. Il biondo è Rick. Si fa Rick. Senza motivo alcuno. Vabbè. Ma mi dicevano che c'erano anche un pallone in campo prima. No, beh, prima. E su questa ultima azione diciamo che finisce qui la speranza della Danimarca, che ha fatto tremare Wembley. Attenzione, Sterling, per tutto il campo, grande parata di Schmeichel. Che peccato. Cioè, Sterling dopo 120 minuti ancora corre come se... È un po' come Dani Olmo. Quando arriverà Bonucci che gli spacca. Sì, tra Bonucci e Chiellini. Ultimo minuto, però salve tutte e due. Sentiamo i tifosi inglesi che stanno aspettando la prima finale del campionato europeo della loro storia. Fino a questo momento solo due finali mondiali, una per il primo e il secondo posto. Proprio ultimi qui 20 secondi per la Danimarca per provare a fare qualcosa. Ma la seconda finale dell'Inghilterra si giocò per il terzo e quarto, Italia 90, e persero contro di noi. Niente, non dico altro. Game over. E il game over sarà Italia-Inghilterra a Wembley domenica. Esatto, come ha detto il pezzo. Anche il principe William. Non sbaglia mai il nostro pezzo. C'era Seferin. Ah! Chissà perché c'è stato questo rigore dubbio, ma vabbè. Ecco qua, it's coming on. Mi ha saltato in faccia Seferin. Sì, ma che cantino! Canta.
cantate, ci vediamo domenica. This Sunday ci vediamo. Esattamente. Ma chi è quello che è stato pestato come lui? Quel dinamo di Danimarca che è a testa alta. Onore la Danimarca, poi il principe William, Rio Ferdinand. Sarà una bella partita in Italia. Anche della bella gente in tribuna. Ragazzi, che partita è stata? Parto con Casta. Allora, la partita abbastanza l'episodio. Prima col gol di chi hanno a che fare della Danimarca che aveva portato in vantaggio la formazione che giocava in trasferta stasera, e poi c'è stato il pareggio con l'autogol di Kjaer. Primo tempo che comunque era stato godibile appunto per questi episodi, poi secondo tempo e tempi supplementari abbastanza noiosi, decisi dall'episodio del rigore su Sedin che ha permesso a Kane. In realtà Kane l'aveva sbagliato quel rigore, però poi purtroppo Schmeichel non ha tenuto il pallone e l'attaccante del Tottenham l'ha messa in rete sulla ribattuta. Quindi ti dico, adesso andiamo in finale contro di loro a Wembley, noi contro il mondo, dall'altra parte noi dovremmo avere tutta l'Unione Europea che ci tifa per il Ruben, anche se comunque mi sai che è il fatto questo. Beh, sai, qualcuno l'ultima volta che ha detto qui a casa loro. Aiutiamoli a casa loro. Ah no, aspetta. Ma guarda, secondo me Salvini proverà a scatenare qualcosa nei prossimi giorni, attenzione, non mi stupirei. No, per carità, quell'uomo porta scalogna ogni cosa che dice, meglio no, se dice che l'Italia vince l'Europeo, lo no, meglio che stia zitto. Gli inglesi a casa loro, ecco, qualcosa del genere. Vabbè, ricordatevi che la più importante partita della storia si vociferava che l'Italia stesse vincendo per 20-0 e che Zoff avesse segnato di testa su calcio d'angolo. Esatto. Quindi domenica... Ma comunque è un'altra buffata la buttata Zazzaroni. Quindi domenica trasmetteremo il film del maestro Eisenstein a corazzata Kotionkin, giusto? Esatto. Assolutamente. La buffata di Zazzaroni sarebbe... Me l'ha messa a casa il gruppo praticamente, quello di Telegram. Non la solo su Telegram. Aspetta, fammi cercare due minuti. Se la dici anche a noi, Nick. Se si può dire, perché insomma. Sì, sì. No, aveva scritto praticamente l'editoriale che è uscito stamattina. Ha scritto, stai a vedere che succede. Dopo la vittoria. Vabbè. Mamma mia, io Zazzaroni veramente. Lo rapo a zero come Vismek, che mi ha una WrestleMania 23. Sì. Va bene ragazzi, i prossimi appuntamenti, Casta. Allora, noi ci vediamo direttamente domenica per la finale di Euro 2020 tra l'Inghilterra. Sarà un bordello, ragazzi. Avete preparato anche cose post se dovesse succedere qualcosa? Se succede, vabbè... Io faccio il compleanno domenica, quindi qualcosa di post lo devo fare per forza. Mi vediamo a casa ubriacarsi. Io sono zitto, non dico niente. Casta, io ho pronto un sacrificio. Cosa devo sacrificare? Forza. No, lei, diciamo la sua voglia di vivere, perché praticamente se dovesse succedere io la faccio pedalare fino a fine partita. No, ma povero cazzo. Un po' rischioso, però ci può pensare. Quindi potremmo prepararci sacrificio, sacrificio. Un altro sacrificio è il buon Nick che potrebbe tagliarsi mezza barba però. No, perché? Sì, sì, sì. Come Tamberi. E Lorenzo, mamma mia, ci mette la maglia della Ternana. No, questo è praticamente ma neanche sotto tortura. È blasfemia, cioè praticamente Lorenzo piglia fuoco, un po' come fargli prendere solo un vampiro, cioè voglio dire.
No, mi metto a mangiare una cosa che mi fa schifo. Cos'è che mi fa schifo? Gli asparagi. Ecco, quindi salutiamo la tua fidanzata che non entrerà in bagno per i prossimi 3 giorni. Esattamente. Quindi ti odio. Oh, ecco la donna che mette luce. Comunque Becca, sembra che Adani abbia detto durante la telecronaca che è il suo ultimo evento con Sky Sport. Oh, spiace, se ne va anche qui a DAZN. Credo, probabile. Sì, no, è probabile che vada. Allora, Piccinini sicuro. E dovrebbe andare Ambrosini, sì, e probabilmente anche Adani. A questo punto sì. E chi viene al loro posto? Boh. Sono necessari? No. Bisogna vedere chi si è ritirato nell'ultimo periodo. C'è Barzagli libero. Vabbè, importante è che non viene gente tipo Pistocchi, quella gente là, non lo posso vedere. Ma poi Barzagli credo che adesso sia tornato nello staff della Juve, forse. No, ancora no. No, ha rifiutato. Ah, okay. Beh, c'è libero Conte, se volete. Isio. Marchisio in Rai. Vabbè, però. Dici vabbè. Allora, due in sport cosa c'è a parte la nazionale quest'anno? Cazzo. Esatto. Ma proprio un enorme, gigantesco. Neanche le Olimpiadi. No, ce l'ha. E anche le Olimpiadi? Sì, vabbè, dopo quelle non ha una sega di nulla, tesoro. Comunque, ragazzi, siamo pronti. Allora, la lunga attesa che ci aspetterà. Domenica ore 21 noi contro loro è anche una partita dai grandi significati, perché noi siamo insieme a loro le nazioni che hanno avuto di più, hanno subito di più dalla pandemia, hanno sofferto di più e hanno pagato il tributo più alto come numero di morti per la pandemia di Covid, e sarebbe anche bello che ripartissimo proprio, saremo noi e loro a ripartire per dare un segno di speranza. Vedremo, assolutamente, sarà una partita interessante. Spero che Mancini abbia le contromisure giuste. Sterling fa una paura bestia. Bonucci e Chiellini, Kane lo conoscono. Sì, perché non ci hanno giocato gli ottavi di finale con il 2017-2018, passando anche. Sì, con il miracolo di Barzagli praticamente sulla linea. Sì. Comunque. Va bene ragazzi, non so se volete fare una chiosa finale. Bah, diciamo che questa Inghilterra che ho visto rispetto alla Spagna che ho visto ieri sera, una squadra che comunque palleggia poco però è molto concreta, sarà molto difficile domenica contro questa squadra, però mai dire mai, tutto può succedere. Sì, chiaramente l'Inghilterra adotta sempre quelle 3-4 soluzioni sulla fascia, Sterling eccetera, però le fa bene e comunque crea sempre scompiglio, sicché c'è da stare attenti e... ripeto, col senno di poi meglio aver trovato l'Inghilterra, così almeno ci mettiamo nell'ottica che troveremo una squadra contro cui occorre fare poche minchiate, piuttosto che una Danimarca che 8 su 10 l'abbiamo presa leggermente sotto gamba. Quindi tanto qua sto rivedendo il rigore che è andato, vabbè. Sì, molto generoso. Cioè, l'unica cosa è se avevamo visto un contatto tra la gamba di Sterling e dell'altro difensore, ma non c'è niente, quindi vabbè, ci ha aperto. No, per concludere, vediamo, speriamo e facciamo in modo di non fargliela tornare a casa, per usare uno slogan che loro stanno usando. Esattamente, vabbè, far ritorno a casa ma con le pive nel sacco. Esatto. Casta. Semper Fidelis, Padre Nostrum, che c'eri, sia santificato il tuo nomen, vediamo bene per domenica.
Ma lì piace la banda all'inferno, sarà un Eddie Cassel praticamente, ma di quelli dei bei tempi, non le cavolate che hanno fatto in questi anni. Ah beh certo, ma liberaci dalla banda Mazzoni, amen. Esatto. Va bene ragazzi, io direi di fermarci qua. Ok, ci fermiamo qua. Io... Ricordiamo anche che subito dopo gli europei ritorneremo col gaming e le torri di 2K19, giusto? Esatto, esatto. Preparatevi a vedermi bestemmiare. E poi vabbè, giustamente il prossimo venerdì tornerà anche F1 Click con Yujiide che completerà la prima stagione di Formula 1 e daremo l'assalto nella seconda al mondiale. Esatto. Sì. E ricordiamo anche che nel mezzo molto probabilmente io e Emiliana commenteremo nell'altro canale le corna. Beh, ovviamente ci sono anch'io. Assolutamente. Cornutation Island è una grande esclusiva di Z4Touring, chiaramente seguitela, mi raccomando, perché è molto molto interessante. E poi vabbè, noi con Olympic Click seguiremo qualcosa delle Olimpiadi, magari qualche gara divertente o emozionante. Comunque faremo la contro reaction, insomma, la live, no, anche perché de notte, sì. Col cazzo, esatto. Ma questa settimana prossima c'è anche Money in the Bank, mi sembra, contro... Sì, sì, sì. I pronostici di Money in the Bank. Guarda che entusiasmo ce l'ho per Money in the Bank, specialmente per la parte di Raw, guarda. Sì. Facciamo una trappola di cristallo, dai. Mi sa questa volta è... Non abbiamo più il performance center, che era abbastanza piccolo per farlo, adesso abbiamo la gente addirittura. PayPal Power, no, non ce l'abbiamo. Che peccato. Una cosa, a Lorenzo, sei libero per registrare il podcast a Lorenzo questa settimana? Dovrei essere libero quasi sempre, sì. Perfetto. A parte domenica ci dovrei essere quasi sempre. Perfetto. Va bene signori, ricordiamo un po' gli sponsor, www.wildlibri.com, vieni a dire link a casa tua subito, lo scegliete la temperatura direttamente al prodotto e così spagni, www.wildlibri.com, mi aspetto radio espresso napoletano, per una buona informazione, caffè dei Balboni, per la vasta strada con 1-1, ti becchi, la mazza, la quella che ti fa fare strada più più durante l'intervallo a Napoli, sicuramente ci farà fare tanti plin plin durante l'intervallo a finale di domenica, il pocket coffee, il cioccolato preferito da noi dei Pringles, ecco qui, e la fiesta, quindi che si è magnato prima, e domenica sera... Ubriacatura molesta proprio a gogo. Vada come vada. Assolutamente sì. Se poi dovesse succedere, saremo in collegamento dalle piazze, dalle strade. Succederà la Mentana. Sarà da qualunque, sì. Assolutamente faremo la maratona alla Mentana. Tu, Nick, farai il nostro Mentana di turno. Anche no, perché sarai segregato nel locale caldaie con una delle tue fidanzate. Se vuoi, te la faccio scegliere, Eleonora. Così sei. Va bene. Va bene signori, io ringrazio Lorenzo, alla prossima e speriamo. Alan, ci vediamo domenica, dai ragazzi. E Nick, buonanotte a tutti, speriamo bene per domenica e dai ragazzi. Detto questo, noi ci vediamo domenica per l'apocalisse signori, la finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. Ciao. E Dio ce la mandi buona e possibilmente lui è disponibile, esatto. ciao show.